Hello! Welcome everyone, guys. Buonasera a tutti. Ciao belli, benvenuti a questa nuova live. Oggi ultimo giorno della fase delle qualificazioni delle squadre. Iniziamo con i saluti velocemente. Hello Misha, welcome. Hello Gabo, welcome. Hello Bitami, welcome. Welcome Bianca, hello. Welcome Mordi. Hello bro, ciao Alfio, buonasera a te, saluto Antonio, ciao Ale Berserk, benvenuto, hello Alec, welcome bro, hello nobody, welcome, e penso che abbiamo finito con i saluti. Bene ragazzi, quindi come dicevo prima, questa sarà l'ultima giornata delle qualificazioni, dopodiché dalla settimana prossima partiremo con la fase a gironi, quindi per dividere tutte le squadre partecipanti nelle due categorie. Ricordo le categorie: categoria Pro, ovvero Gold, categoria Regular, ovvero Silver. Vi faccio vedere i risultati di ieri, del giorno 9. Ieri abbiamo visto scontrarsi quindi gli ETV con i Mordi, le Ladies con i Saw. Ancora Ladies contro gli Old Boys contro Sexy, Immortals contro Saw, Wolfpack contro Sexy ed infine Old Guys Rule contro Wolfpack. Inglese, grazie. no, Talek, bro, only macaroni for now. I'm sorry. You need to learn macaroni language, bro. Bled. Bene ragazzi, nel frattempo passo la parola ai miei colleghi in vocal, così aggiungono qualcosa, dopodiché partiamo come al solito con il programma odierno e vedremo insieme oggi chi si scontrerà. Passo la parola ai colleghi. Iniziate tu, vado io. Buonasera, buonasera a tutti, signori, ben ritrovati. È l'ultima giornata del torneo di qualificazioni. Classifica accesa, quindi con oggi stabiliremo ufficialmente chi meriterà il posto nel torneo superiore, ovvero il Gold, e chi naturalmente andrà nel torneo non inferiore, perché non lo voglio classificare inferiore, ma il torneo, diciamo, meno premiato, comunque il nostro Silver. Detto questo, la sfida è ancora pienamente accesa, dal momento che i punteggi sono davvero a metà classifica, parlo, sono davvero ristretti e nulla. Speriamo veramente che le squadre, più delle altre serie, ci regalino emozioni forti, grandi punteggi, grandi partite e nulla. Cazzimma per tutti e di nuovo ben ritrovati. Passo la Danilo, parola ti a do la parola. Danilo. Buonasera ragazzi, buonasera, honor, good evening, boys and girl. Allora, che dire? Siamo arrivati all'ultima giornata delle qualificazioni. Un Ebbene sì. torneo molto molto interessante, con alcune sorprese, alcune conferme, con una squadra da battere. Questo non ci piove. E quindi adesso vedremo, si delineerà definitivamente, come ha detto Stefano, le due Gold e Silver, Le diciamo, due categorie. le due categorie. Per il resto, in 2 secondi, niente. Un bel pasticciotto leccese a tutti, ragazzi. Questa è la mia ricetta di oggi. Va bene? Quindi un dolce per tutti, anche le zeppole, ragazzi, che sono fantastiche. Per il resto, volevo salutare Destroy Ciao Salvo, personalmente. benvenuto. Allo Chucky, welcome bro. Chucky, We start now the Chucky, live. anche Ale, tu l'hai già salutato, lo saluto anch'io. Aspettiamo Ivan. Ale, sarai dei nostri stasera oppure no? Ragazzi, ci vuole un telecronista, ci vuole un inglese qui, dai ragazzi. Come on, guys.
We need English commentary. Bled. Vai, Cesare, vai, inizia con la Sì, con il programma. presentazione. Bene, ragazzi, quindi vediamo insieme il programma odierno. Quindi siamo al giorno 10 del torneo. Stasera vedremo, sempre chiaramente nelle partite di andata e ritorno. Raga, innanzitutto fatemi sapere come si sente audio e come si vede il video, se è tutto ok, se è tutto a posto. Fatemi sapere questo in chat, grazie, come ogni sera. Quindi dicevo, vediamo insieme il programma odierno del giorno 10. Quindi oggi vedremo scontrarsi nelle partite di andata e ritorno, quindi sempre 14 partite totali. Inizieranno a scontrarsi gli Old Guys Rule contro i Mini Executor. Dopodiché vedremo i Saw contro i Mini Executor, i Mordi contro gli Old Guys Rule, gli ITV contro gli Immortals, gli Eagle Eyes contro gli ITV, i Sexy contro i Jackets e per concludere la giornata finale della fase a qualificazioni, come dicevo prima, vedremo scontrarsi infine gli Old Boys contro i Wolf Pack. Quindi vedremo le prime due partite, Old Guys Rule contro Mini Executor, scontrarsi sulla mappa di andata Station e per quanto riguarda la mappa di ritorno Tlensk, che ieri non abbiamo visto per nulla se non vado errato, giusto Stefano? Esattamente, è proprio vero. Quindi ci è Strano, strano ma mancata vero. questa ci è mancata fortemente questa mappa che oramai conosciamo a memoria, diciamo. Vedi che alla fine senti la mancanza. Allora, Ci è Leia, mancata. Ci è welcome sister. mancata. Fammi dire una cosa, Vai, Cesare, vai, prima che Danilo, mi vai. scordo. No, è che oggi, mentre ero al lavoro, non lo so, mi è entrata nella mente un ritornello che tu usi spesso. E che è Gabobber. Cioè, oggi, Bled, oggi mentre stavo lavorando, all'improvviso, il mio collega che stavo guidando, gli ho urlato Gabobber, Bled. Che cazzo di... Niente, così... poi volevo, se mi dai un minuto ancora, Vai, vai, scusami, eh. Danilo, vai, tanto siamo in tempo, mancano 2 minuti, Volevo, vai. anche se i ragazzi mi hanno coperto molto bene, ma volevo scusarmi per ieri sera, ma ho avuto un leggero collasso Lo stai confessando alla fine. sì, sono venuto a Lo mancare. stai confessando in Sono live, venuto. stai Sì, attento. lo sto ammettendo. Mi piacerebbe anche che qualcuno me lo traducesse in inglese dopo. Comunque. Quello che volevo dire, Infatti la co Gabo ti dice in chat, vabbè, ride, ah, bro, io sono nella tua mente al lavoro. Mi devo preoccupare? no, assolutamente, Gabo. Quello che stavo dicendo è che ieri ho avuto un mancamento, diciamo, per stanchezza e sono collassato come normalmente capita quando uno è stanco. Ma la cosa assurda è che mentre mi collassavo, ho anche sognato e ho sognato qualcosa di incredibile. Ho sognato che Ecco qua. entrava in chat Ricky. È Degli presente Honor, Ricky? non Ricky Venom, Depi Ricky diciamo nostro, no, degli da Honor. Ricky, no, Ricky nostro, sì, Dei Bippotto per che intenderci, va. De Pippotti, sì, che diceva esordì in chat vocale, quindi è impossibile, tra Infatti l'altro. Scott dice in chat, si sentiva Danilo Russavi. Ecco Ciao Scott, qua, benvenuto. grazie Scott, vaffanculo. Sì, no, Viva la ma quello sincerità, che insomma, va. aspetta, quello che volevo dire è che lui entrava in vocal con noi, che sai benissimo che solo noi possiamo stare qui in streaming, e entrava in chat con noi, quindi il sogno, no? E parlava, lo salutavamo e poi se ne usciva con qualche, sai che Ricky è sempre colorito, è stato sempre colorito, con qualche parola che non doveva dire. Allora io che gli dicevo, ma che cos'è che stai dicendo? Questo sempre nel sogno. E da sottofondo sentivo la voce della tua futura moglie.
che diceva ma che cazzo sta dicendo questo? Cioè, tu immagina che sogno che mi sono fatto in quei 10 minuti, un quarto d'ora, che un poi... sogno molto astratto, per dire, va? sì, molto astratto. Volevo raccontarlo, mi sembrava giusto dirlo, perché è una cosa che fa ridere, quindi mi sembrava giusto dirlo. Ed è anche una cosa molto simpatica e spiritosa, in modo tale che cambiamo anche discorso, senza fare sempre l'angolo della cucina di Benedetta Parodi, per dire, insomma, va? Certo. Praticamente mi hai detto: mi hai rotto le scatole tue da cucina. No. Lungi da me questo pezzo. Vai, Cesare, vai. Adesso è orario. Ormai siamo sì, sono 9:30. Stefano, se vuoi andare nel frattempo ad avvisare le squadre, io inserisco il codice. Vado. Possiamo iniziare anche per questa serata. Vai. Bene, siamo 18 in live, ragazzi, ripropongo velocemente i risultati di ieri, per chi se li fosse persi. Quindi TV Mordi, Ladies Soul, Ladies Old Boys Sexy, Immortal Soul, Wolfpack Sexy, Old Guys Rule, Wolfpack. Quindi TV Mordi, 2100, 700, Ladies 84, 35, 79, 47, Ladies Old Boys 26, 97, 31, 93, Old Boys 11, 100, 46, 69 contro i Sexy, Immortals Soul 100 a 12, 100 a 23, però mi sa che sono morto sexy, io, 22, 95, 20, 100, e infine Old Guys Rule, Wolfpack 70, 69, 76, 73. Wow. Bellissime partite queste ieri sera. Wow. Le ultime due. Sì. Wow. Quindi Old Guys contro Mini Executor. Partita di andata su Station. Stefano. Ciao Ciro. Ciao Ciro, benvenuto. Stefano è andato ad avvisare i ragazzi e siamo pronti per vedere insieme la prima partita della serata, che ricordo, visto che siamo aumentati in live, oggi è l'ultima giornata delle qualificazioni. Dalla settimana prossima andremo per la fase a gironi. So, let's go guys, we have a game. Abbiamo il game? Old Guys against Wolf Executor. Vediamo live strike di Dark Chicken. Tasket con il cecchino inizia a fare danni uccidendo Obi-Wan. Live strike di Tasket, che va a bottine. Vediamo qui il Riff che fa fuori Han Solo. Bando uccide Pablo Picasso e Dark Chicken. Ancora Tasket con il suo cecchino uccide Yoda. Bandos in base nemica che fa fuori Obi-Wan, Dark Chicken, Rip. Ancora Bandos con Sharon viene fatto fuori da Dark Chicken, che stasera ci diletta con il suo JB Rotogan e non con Zroi al momento. Vediamo Sasket con la sua Airstrike che fa fuori Dark Chicken. Pablo Picasso con la sua granata fa fuori Sasket e Tony Mahoney. Yoda corre ma viene fermato da Executor. Pablo Picasso sulla borsa, vediamo se la riesce a recuperare. No, Rip sulla borsa la riprende per portarla nella sua base, supportato e spruzzato da Tony Mahoney. Subito Sasket ed Executor che prendono le loro posizioni in difesa della borsa. Ancora Dark Chicken al centro della mappa con Obi-Wan che fa fuori Bandos. Sasuke, Airstrike, no, al culo al momento. Obi-Wan fa fuori Executor. Rip di prepotenza su Obi-Wan. Ancora Sasuke che uccide Pablo Picasso. Bandos da dietro con Sharo, 10 talenti, che uccide Han Solo e scompare. Ti dilegua. Ancora lui ricompare con l'adrenalina, vediamo se riesce a... Bene, scompare di nuovo. Ancora Bandos, Yoda con Shadow, High Strike, fa
Pablo Picasso uccide Yoda con una smart bomb, ancora lì su Obi-Wan e Pablo Picasso alla meglio, Han Solo su bando, Sasuke fa fuori Dark Chicken con il suo cecchino inarrestabile, nonché fatale e letale, Yoda sulla sinistra della mappa con Bandos che è Sharon. Vediamo l'uno contro uno Bandos Yoda, dove ha la meglio Bandos. Ancora Bandos su Han Solo, lo butta giù, Rip uccide Dark Chicken e ritorna in base sforzato da Tony Mahoney. Dovrebbe essere o quarto o quinto nella classifica dei migliori booster del torneo al momento, se non ricordo male, giusto Stefano? Allora, Sasuke, tecnicamente se non, sua... se non ricordo male, quarto o quinto. Sasuke, mamma mia, ne fa fuori quattro di loro, tre con Ice Strike e uno con Cecchino. Ancora Sasuke fa fuori Pablo Picasso, che è l'ultimo a rimanere in attacco nella base nemica. Vediamo i mini executor. Rip ancora fa fuori Obi-Wan, ma viene ucciso da Han Solo, il quale muore per mano di executor. Tony Mahoney spruzza Sasuke, attualmente a 23 secondi dalla fine, 98 a 13 il punteggio, e la partita volge già al termine. Vediamo i capi. Sasuke con Snack Sniper AV, Lupara, Air Strike ed MD. Tony Mahoney come giocatore di valore con il suo Dutch Rotogun, iniettore, Landau e adrenalina. Ed infine vediamo Rip con il suo Moses Rotogun, macete, emettitore Landau e adrenalina. I risultati: 100 a 13, vittoria per i mini executor. Vediamo le statistiche: Tony Mahoney con 52 punti, 0 kill, 1 morte e 22 assist. Complimenti a Tony Mahoney. Rip 28-4-6, Sasuke 16-16-1-4, Bandos 11-11-4-3, Executor 2-2-3-2. Dall'altro lato vediamo la squadra degli Old Guys, con Dark Chicken che ha 5 punti, 5 kill, 8 morti e 2 assist, Pablo Picasso 3-3-7-0, Han Solo 2-2-8-3, Obi-Wan 2-2-8-0 ed infine a chiudere la partita Yoda con 1-1-7-1. Partita, mamma mia, molto piccante all'inizio di questa giornata. Stavo guardando le 16 kill di Stasek. Sì, Stasket è una cosa incredibile. E 22 assist di Tony Mahoney. Sì, sì. Anche perché notizia bomba, Tony Mahoney tecnicamente è il primo in classifica di assist. Ah, quindi il primo in classifica, io ricordavo qua. In classifica. A seguire King... 22, cazzo, solo sta partita. Complimenti a Tony Mahoney, complimenti. Ciao Margola, benvenuto. Allora Fran, Bafan Fran, welcome bro. Bene ragazzi, quindi vedremo le stesse squadre, Old Guys contro Mini Executor, che combatteranno nella partita di ritorno sulla mappa Tlensk. Confermo. Che non vediamo da avantieri. Aperta e chiusa parentesi. Ci teniamo a precisare che probabilmente è la mappa più giocata di questo torneo. Sì. Vai Ste, se vuoi andare ad avvisare i ragazzi, io nel frattempo inserisco il codice. Ricordo, ultima giornata delle qualificazioni ragazzi, dopodiché settimana prossima inizieremo con la fase a gironi, quindi in base alle statistiche le squadre verranno divise nelle due categorie, categoria pro quindi gold, categoria regular silver, lo ricordo. Vediamo ancora una volta i risultati di ieri, per chi se li fosse persi, siamo arrivati a 30 persone online, grazie per il supporto ragazzi. Sì, lo so, Sasuke è l'ex leader degli EKG, Super Sniper. Sì, sì, è molto, molto bravo questo ragazzo.
Ok, ragazzi, avvisati. Let's go. Ecco qua, perfetto. High strike, la forza. Proprio high strike, ha fatto tutte le squadre. Sì, che recupera la forza. Executor fa fuori Han Solo con il suo gas. Bandos, Dark Chicken, Sasuke, Pablo Picasso e Executor ancora con il suo gas. Obi-Wan, gli Executor prendono di forza la borsa e si racchiudono velocemente per difendere la stessa. Ancora Tony Mahoney, miglior assist del torneo al momento, miglior booster, scusate, con il maggior numero di assist. Vediamo gli old guys che si preparano a crescere. Bandos rimane con pochissima vita. Dimmi, Dani. No, no, stavo guardando come si preparavano la mappa, si allargavano, allontanavano le cose. Vai, vai. Sì, sì. Vediamo Executor con Diana, che spotta i nemici sulla mappa. High Strike che lo va a bombine. Tony Mahoney respawna spruzzando Rip e spruzzando Sasuke, il cecchino dalla squadra. Vediamo sul lato sinistro i ragazzi che... High Strike di Sasuke piazza l'attacco di Rip facendo tre di loro fuori. Bando su Han Solo alla meglio. Rip cade per mano di Obi-Wan, che era Sharon. Thank you Gabbo per le 2 euro. Thank you for donation. Thank you for your support. Ancora Sasuke su Obi-Wan con il suo cecchino. Yoda uccide Bandos. Ancora Sasuke fa fuori Yoda. Vediamo Han Solo al centro della mappa, che non riesce a fare granché con il suo RTFM. A estrarre di Sasuke, che non fa nulla al momento. Obi-Wan sulla sinistra della mappa con Light Strike, che uccide a decidere il suo Rip di prepotenza sulla squadra avversaria, ma viene fatto fuori da un tavolino scagliato praticamente sulla sua faccia. Bandos, Tasket fa fuori Pablo Picasso. Yoda rimane in vita ma viene ucciso ancora da Sasuke, ottimo cecchino della squadra. 6 a 75 il risultato attuale. Ancora abbiamo i ragazzi sulla destra, ma questa è il strike di Sasuke. Spacca ancora l'attacco nemico. Rip che fa fuori Dark Chicken. Bandos uccide Yoda e Executor vince su Obi-Wan con il suo drone gas di Diana. Ancora Rip al centro della mappa. Ancora Sasuke con la sua airstrike, mamma mia, fatale, uccide tre di loro. Vediamo i ragazzi sul lato destro della... sul lato sinistro della mappa che vengono spiazzati dagli Executor, che vanno a vincere la partita. Vediamo i capi, vediamo ancora Sasuke con il suo cecchino inarrestabile, Snack, AV, Lupara, Airstrike e difesa missili. Tony Mahoney ancora, come prima, giocatore di valore con Dutch, Rotogan, Iniettore, Landau e Adrenalina. Ed infine ancora Rip con il suo Moses, Rotogan, Macete, Landau e Adrenalina. Vediamo i risultati, 100 ad 8 per gli Executor, vittoria per gli Executor. Le statistiche sono, per quanto riguarda Tony Mahoney, punti 41, una kill, 0 morti e 21 assist. Complimenti ancora. Rip 31-3-3-7, Sasuke 16-16-1-1, Bandos 8-8-3-2, Executor 3-3-1-5. Per quanto riguarda invece gli old guys, vediamo Yoda con 4 punti, 4 kill, 4 morti e 0 assist, Obi-Wan 2270, Pablo Picasso 1171, Han Solo 0060, Dark Chicken 0080. Complimenti agli Executor. Per chi chiama 080, per chi chiama da Bari. Per l'ottima prestazione che hanno avuto in queste due partite. Complimenti a loro. Thank you Gabo for donation. Thanks for your support, bro. Thank you. No honor, no party. Of course. Comunque, stavo notando che praticamente
la squadra di Stasek praticamente è orientata su kill di Stasek e assist di Tony Mahoney. Praticamente sì. Incredibile. Sì, sì. Vuoi aggiungere qualcosa, Ste? No, no, devo mettere impeccabili come sempre. Faccio i miei complimenti anche se comunque non ha dei grossi risultati, ma Rip ragazzo con quel Moses veramente di supporto in una maniera, confonde l'avversario, fa impegnare l'avversario totalmente su di lui e paradossalmente a Stasek gli apre la strada da lontano e colpisce, che è una roba fenomenale, sì, sto ragazzo, sì, veramente. Sì. Anche altri operatori in movimento netto, magari sotto adrenalina, non perdo un colpo. Pauroso. Senti, sì. Ciao Angela. Bene, benvenuta. Bene, ragazzi, vediamo il programma odierno. Quindi adesso vedremo battersi i Zhou contro i Mini Executor. Partita di andata sulla mappa Depot, partita di ritorno sulla mappa Tlensk. Of course. Esatto. Ci hai fatto anche la rima. Beh. Giocano di nuovo. Adesso oggi abbiamo doppia partita dei Mini Executor, doppia partita degli ITV e chi altro più? E più nessuno. Cucurucucu. Paloma. ai. Cantava. Un sexy jackal ci abbiamo, no, abbiamo parlato, YouTube non rompe i coglioni, abbiamo parlato, ecco qua. No, non c'è l'intonazione, ecco, ma per questo lo becchiamo, non becchiamo, allora, il copyright, ma becchiamo la denuncia della polizia postale. Bene ragazzi, Stefano, vuoi andare ad avvisare i ragazzi? Certamente, così iniziamo. Vado quasi vai, subito. Vai. Quindi ragazzi, mappa Depot Saw contro Mini Executor. Angelo, pure in barese puoi dire buonasera, eh? L'hai detto in inglese, in italiano, in francese. Welcome Bob. Gabobel Black. Ciao Fede, benvenuto. Buonasera. Vedete il video, ragazzi, così siamo in tanti a guardarlo insieme. Mi raccomando, non vi dimenticate il mi piace. Don't forget to hit the like button, guys. Thank you for support. Love you all. And good evening for a new entry. Gabober Bled. Parlare inglese, Cesare, vogliamo parlare inglese qua. Berserk, devi dare il tuo contributo qui, ragazzi vogliono sentire Berserk. L'inglese. Chiudi il locale, Berserk. Yes, English, not macaroni, bled. Italianski. Ruba la cassa e vieni da noi. So, let's go guys, we have a game. Ecco qua. Consigli per gli acquisti subito High Strike di Sasket, che fa fuori 3 de Soul, destroy al centro della mappa da solo, viene fatto fuori da Bandos. Vediamo subito gli Executor con il possesso Bobby della borsa chiudersi sulla loro mappa, sul loro lato della mappa, scusate. Ora Tony Mahoney senza porre i compagni, Tasker fa fuori Vito con la sua airstrike, quindi attualmente i suoi rimangono senza booster, penso. Tony Mahoney con il suo Landau uccide Kami, Paninja, ucciso dal suo compagno di squadra Eddie Sheva, Destroy viene ucciso ancora da Sasket, cecchino trepitoso, Bandos fa fuori Vito e Vito con il suo RTFM fa fuori il booster degli Executor, quindi al momento rimangono scoperti di booster. Vediamo il respawn di Tony Mahoney. Paninja viene fatto fuori dal cecchino da Sasket. Ora Sasket
che per di Vito che va fuori Exceptor, Baldos uccide Kami, ancora Sasket su Destroy ha la meglio, Baldos uccide Vito con il suo Sharon, abbiamo Paninja con Celli sul lato sinistro della mappa, Sasket va via Airstyle fiorando quasi il nemico, Paninja viene fatto fuori da Sasket, Destroy, Baldos uccide Kami, Destroy cade giù per mano di Kami sfortunatamente con la sua smartphone, Tony Mahoney uccide con il suo Rotogun, Elise a chi attende quasi di Vito che non riesce ad andare a buon fine, vediamo Rip con il suo Moses Rotogun sulla borsa, risponde con il Landau al Landau nemico, Destroy ancora va di push ma non può nulla contro una squadra intera, infatti cade giù per Sasuke che uccide sia Kami che Paninja con il suo cecchino, chiudono bene quindi Exceptor, vediamo il trenino Thomas spazzare via qualsiasi cosa trova sul suo cammino, Tony Mahoney uccide Liceva, Bambos, Paninja, Archie FM da parte di Vito che non va a buon fine, ancora Rip su Destroy alla meglio e Baldos finisce di uccidere la squadra avversaria con Sharon, Tony Mahoney con il suo Rotogun fa fuori Kami, 5-91 attualmente il punteggio, a 95 rettifico, chi offre di più? 96, Tony Mahoney con il suo Landau che uccide Vito, Destroy fa fuori Sasket e la partita volge al termine, vittoria per gli Exceptor. Vediamo i capi, Tony Mahoney con Dutch Rotogun, Iniettore, Landau e Adrenalina. Giocatore di valore adesso è Rip con Moses, Macete, Landau e Adrenalina. Ed infine vediamo Sasket con il suo cecchino Snack, AV, Lupara, Ice Strike ed MD. Il risultato 100-6, vittoria per gli Exceptor. Vediamo le statistiche nel dettaglio. Rip con 69 punti, 1 kill, 0 morti e 3 assist. Sasket 11-11-2-3, Baldos 10-10-2-1, Tony Mahoney 6-6-1-10, Exceptor 1-1-1-6. Dall'altro lato vediamo Isou con Destroy 2 punti, 2 kill, 6 morti e 0 assist, Vito 2-2-8-3, Elisheva 1-1-6-0, Paninja 1-1-7-0 ed infine a chiudere questa partita Kami con 0-0-6-1. Vittoria per gli Exceptor. Partita a senso unico questa, direi. Un altro massacro. E sono già tre partite a senso unico. Hanno fatto 300 punti, ne hanno subiti penso meno di 20 in tre partite. Non si può usare lo scudo perché lo scudo è bannato, completamente bannato. Tutti gli scudi. Sia lo scudo tutti gli scudi. Che lo scudo tattico. Quello per tutti gli altri. Esatto. Quindi lo scudo in questo torneo non si può usare. E rende il gioco meraviglioso, come senza fuoco, tutti i nostri ban hanno reso il gioco meraviglioso. Qui si spara, ragazzi, style, e basta. Esattamente. Vecchio stile, come era tattico all'inizio. Il prossimo sarà con la clava. Il ciao, prossimo quando benvenuto, Ivan. Tattico come all'inizio quando giocavo anche il nostro Danilo. Sì, quando giocavo, poi ho deciso di fare un altro sport. C'è il 3-7 che ti ha appassionato. No, doppio Sharo non si può usare, si può usare solamente un operatore invisibile che sia Sharon oppure Ray dichiarato. Quindi se si dichiara Sharon non si può usare Ray e viceversa, e chiaramente nessun altro oltre quel player dichiarato può usare quell'operatore invisibile. Bene ragazzi, se posso aggiungere una cosa, come? Cesare, gli operatori invisibili senza taser, così esatto. Ci si diverte ancora di taser più. Taser bannato sugli operatori invisibili. Quindi, e comunque è un'arma che stiamo vedendo pochissimo, comunque in ogni caso. Sì, quello lo vedi più sulle mappe strette. Ma lo sto vedendo comunque poco. Mm-hmm. Va bene. Detto questo, cosa facciamo? Tu sei pronto? Vogliamo partire con il ritorno? Allora, vedremo la partita di ritorno.
sempre gli Exceptor contro i Chou sulla mappa Atlet. Sì, puoi andare ad avvisare le squadre. Stai, grazie. Vado. Va bene, il CT Vicini ci dà dei consigli, caro Cesare. E anche Sharon C4 è buono, però considera che la maggior parte delle squadre, Luca, giocano con Diana, quindi è molto difficile, insomma, soprattutto sulle mappe larghe, usare Sharon con il C4. Dovremmo essere pronti a momenti, ragazzi. Quindi, Saw contro Executor. Partita di ritorno sulla mappa Tlensk. Al prossimo torneo bagniamo la mappa Atlantica. Certo. Scusate. Ti sei un po' rovinato, Cesarino? Eh? No, ogni tanto svappo e insomma, va di traverso il tutto. So, we have a game, guys. Let's go. Vediamo gli Executor sulla borsa con Tori Maoni che retrocede nella sua base, portando il cavo alla borsa. Vediamo da dietro l'attacco di Elixir Kami. Buono qui il tentativo di Soul per recuperare la borsa. Vito sfiora con il suo Arti e Fem Sasket che porta in salvo la borsa nella sua base. Paninja con Rei, penso. Destroy sulla borsa. Fa fuori Sasket, ma Executor lo butta giù, recuperando la borsa e rimanendo nella sua base. Vediamo Kami, che viene ucciso da Rip. Sasket che uccide Vito ancora con il suo cecchino. Executor va via subito di drone per spottare i nemici, dando fastidio loro con il gas. Destroy rimane senza adrenalina, viene ucciso da Rip. Bandos fa fuori Paninja, ancora Sasuke con il suo cecchino. Vediamo Kami, andando verso la mappa con Vito. Sasuke uccide Kami e Rip fa fuori Vito. Paninja di RTFM, scusate, di RPG che non riesce a fare granché, è da solo e viene subito fatto fuori da Sasuke. Il suo cecchino con il suo sniper a V. Vediamo Destroy dal lato sinistro che pusha, non riesce a fare granché, cade giù. Vito viene ucciso da Bandos, Kami da Tony Maoni. Elisheva ancora sulla borsa. Elisheva! Va fuori due di loro, vediamo se la riesce a recuperare la borsa. Però viene fatto fuori da Rip. Paninja ancora su Sasuke, alla meglio. Vediamo se i Saw con questo push riescono a recuperare la borsa. Penso di sì. Ora Bandos fa fuori il Destroy. Airstrike di Sasuke che è qua a confine. Executor sulla borsa. Bandos dà fastidio ai propri avversari, uccidendo Kami, ma viene fatto fuori da Paninja, che viene ucciso da Sasuke. Tony Maoni con il Landau fa fuori Elisheva. Vediamo Vito al centro della mappa che viene subito arrestato dall'attacco di Sasket. Destroy con Kami e riceve i Paninja sulla sinistra della mappa. Bandos che dà fastidio con il suo Sharon sul nemico, fa fuori i Paninja. Ancora riceva. Viene ucciso dalla lupara di Sasket. RTFM di Vito che fa fuori tre di loro, Kami uccide Rip, ma non c'è nessuno dei Saw sulla borsa. Peccato qui, ottimo tentativo di recupero della borsa. Destroy sulla sinistra, Kami al centro. Destroy viene fatto fuori da Rip. Bandos. Ancora, l'attacco dei Saw viene fermato da Tony Maoni. Che uccide Paninja ed Elisheva con il suo Rotogun Dutch. Vito sulla destra della mappa con Tasket li uccide entrambi con Airstrike. Destroy ancora sulla borsa, ma la partita volge al termine.
Vittoria per, ancora per gli ex-Sector. Vediamo i capi. Tony Mahoney con Dutch Rotogan, Iniettore Landau e Adrenalina. Giocatore di valore Executor con la sua Diana Shotgun Macete MD e Drone Gas. Ed infine Rip con il suo Moses Rotogan Macete Landau e Adrenalina. Scusate. Risultato: vittoria per gli Executor 98 a 25. Vediamo le statistiche. Executor con 38 punti, 2 kill, 3 morti e 3 assist. Tony Mahoney con 22, 6, 4, 17, Rip 14, 10, 8, 4, Sasket 13, 9, 6, 7, Bandos 10, 10, 4, 2. Dall'altro lato vediamo la squadra dei So con Vito 7 punti, 7 kill, 10 morti e 0 assist, Paninja 6, 6, 6, 2, Elisheva 6, 6, 7, 2, Destroy 3-3-7-4 ed infine Kami 1-1-8-2. Vittoria Cesare, scusami, per gli accepto. Vai Danino. Cesare, scusami un attimo, ma c'ho un saluto importante da fare in diretta. In ciao, questo Enzo, momento ci sta guardando i match. Volevo salutare Emma in particolar modo, la figlia del nostro grande presidente Pino. Ciao Emma. Tanti saluti. Ciao Emma. E salutiamo anche Antonio, chiaramente, il fratellino di Emma. Certo, salutiamo anche Antonio, certo. Un però Emma ci sta guardando. Non l'ho notata. Dov'è Emma? No, ci sta guardando, fidati, ci sta guardando. Vabbè, un bacione ad Emma e ad Antonio. E anche un abbraccio grande a Pino, il nostro presidente. Ora e per sempre. Comunque posso aggiungere una cosa? Penso che sia la prima volta che abbia mai visto. Fai come se fossi in casa mia, Stefano. Vai. Va bene, allora, quindi mi posso accomodare? Certo, perfetto. Come no. Penso che sia la prima volta in tutta la mia vita che ho visto nello stesso momento tutte e due le squadre morte e la borsa da sola. Sì, sì. Non penso che l'avevo mai visto. È stata una cosa stupefacente. Tutti deceduti dal primo all'ultimo. Bel tentativo da parte dei So, comunque. L'RTFM di Vito ha veramente spiazzato la squadra, però peccato che non c'era più nessuno per recuperare la borsa. Un abbraccione ai So, chiaramente. Ecco qua. Bene, ragazzi, rivediamo il programma odierno, scusate. Vedremo adesso battersi i Mordi contro gli Old Guys Rule. Partita di andata sulla mappa Tlensk, partita di ritorno sulla mappa Station. Confermo. Se vuoi andare a confermare, Stefano? Sì, vado. Ti chiedo solo un minuto. Vai. Come dicevano i Pooh. Salutiamo i Pooh, dammi solo un minuto. Non si sa mai che siano in live. La speranza è l'ultima a morire. Non si può. Altra parte. Vabbè, vado. Chi c'abbiamo adesso? Abbiamo i Mordi contro gli Old Guys Rule. I Mordi e Fuggi. I Mordi e Fuggi. Bene. Stiamo andando abbastanza spediti stasera, Cesare. Sì. Non ci arrendiamo mai. Non ci fermiamo mai. Chi si ferma è perduto. Siamo belli carichi stasera. Io ho riposato bene. Anche per ieri, ieri. Che dici, zio Enzo? Deliciati. Enzo! Ciao Enzo! Con qualcosa, zio Enzo. Scusa Enzo che non ti ho salutato. Tarikan Media, bled! Hello! Gabobber, bled! Mordi e Fuggi, se parlo sempre di mangiare. Do, basta che mi mandi a Cesare a dieta, Angela, che se no non drassi do l'abt!
Però che cazzo ci vuole? Ivan, facciamo queste altre due partite, dopodiché parti con la domanda. Che ne pensi? Fammelo sapere in chat. Bled. Magari ci raggiungi anche in boca, Eh l'Ivan. sì, così insomma io bevo un goccio d'acqua, che qua la gola si sta praticamente seccando. Turrican bled. Hai visto Danilo? Sta imparando anche lui un po' di russo a furia di stare con me. Nahui, blet. Pelle ios, poco ci credo, Angela. Qua, sopo Valdar. Se vengo a trovarvi in Puglia, mi rovino. Devo prenotare due posti invece che uno sull'aereo di ritorno. Eh sì, solo per te, però, Enzo. Prenderai almeno 20 kg. Vieni, vieni, non vediamo l'ora. Vieni, zio Enzo, vieni. Ti aspettiamo a braccia aperte. Mi avevano chiesto un cambio, non me l'ero dimenticato, è cargo, non Plenska. Mandami subito il codice, allora. Già fatto, già cambiato. Scusami Dovremmo per il... essere in ritardo, allora. Vediamo. Oh, stai a dieta domani, cioè... So, let's go, guys. We have a game. Che è No, successo? Che è tecnicamente successo? Si sono dovremmo fermati essere... tecnicamente. Si sono fermati i morti, qua stanno Perché? parlando, stanno facendo i suka. Che è successo? Qualche ban? Anche gli old guys sono fermi. Che succede? Qualche ban sicuramente. Vado. Vatti a informare, stai? Good morning, Krilling. Welcome, bro. Capiamo cosa è successo perché i ragazzi sono fermi. Ma pure dall'altra parte stanno fermi. Sì, tutte e due le squadre sono ferme. Sicuramente ci sarà qualche ban. Ma come fanno a vederlo già il ban? No, Ivan Cioè, non ha. Com'è? come fanno a vederlo il ban? Non lo so, Dani, mo sapremo da Stefano. Mo vediamo. No, Ivan non ha nessun effetto. Senti, non lo so. Non l'ho provato ancora con. Fammi vedere, magari con il gas, se fa qualcosa, qualche. Vediamo un po'. Ma lo vediamo in live. No. No, non fa nulla. Vediamo con magari con il fumo se cambia. Penso di no, comunque. Perché c'è il deposito di Paperon dei Paperoni di oro. No, Ivan, non c'è nessuna differenza, insomma. Non c'è nessuna differenza. No, nessuna differenza. Ho provato sia il gas Un che il fumo, non fa errore nulla. di comunicazione. Praticamente loro mi hanno trasmesso nave mappa cargo, ma hanno sbagliato il nome. Io non ci ho pensato, è ship il nome della mappa. Di conseguenza non hanno giocato perché non è la mappa loro scelta. Ok. Quindi Quindi? abbiamo optato per un rematch. Non stanno giocando, facciamo subito la partita. Dammi il Andrò. codice. Sì, te lo dovrei aver già cambiato a te, mi sa. Sì, no, esatto. Te lo comunico subito.
Quindi okay. Abbiamo detto Mordi contro All Guys, giusto? Mordi contro All Guys Rules, prima in casa in ship, la seconda in station. Allora, inserisco il codice. Loro sono adesso partiti. non so se sono partiti, perché mi sa che staranno aspettando che finisce la partita o la possono abbandonare, se no io lo vado a comunicare. No, dobbiamo aspettare che finisca la partita. Esatto. Deve finire. Io ho spiegato che probabilmente è finito il tempo, finirà la partita. Sì, nel frattempo devo solo aspettare. Ragazzi, la speciale di Snack con la nuova skin... Cambia l'effetto, vedi Ivan? Se lo vuoi comunicare a Krillin, vedi? Effetto grafico ed effetto sonoro. Lo faccio rivedere. Quindi con Snack sì, cambia. Con Zloy rimane tutto invariato. Quindi scusami, stai ancora Mordi contro Old Guys, giusto? Sì, dobbiamo ancora fare la prima d'andata. Vado dai ragazzi a sentire a che punto sono. La prossima volta mi sto zitto, Cesare. avevo detto che andava tutto liscio, stavo andando troppo liscio. Yes, bro, the same for Zloy. It's different for the new skin of Snack. And for Diana too, for drone. Look. Bellissimo. Ma scusa, ma quell'effetto là che quando fai il coso è tuo o è proprio così? A me non viene così. Dov'è Diana? Aspetta, Dani, mo ti rispondo un attimo. Cioè, puoi partire. Allora, lo vediamo dopo. Ciao, allora. King. Ok, let's go guys. Mamma mia, è successo un disastro qua con Yarra. Bene, vediamo subito la squadra andare sulla borsa. Dark Chicken, Moribicius, Obi-Wan con il suo Snake Sniper. Fa fuori due di loro. Obi-Wan ancora su Yarrak. Yoda recupera la bossa con Sharon. Vediamo il respawn di Dark Chicken e Han Solo con David Boost. Dal lato sinistro della mappa vediamo Neo andare sulla borsa con Sharon, viene spottato dall'NP nemica. Fa fuori Obi-Wan, ma viene ucciso da Han Solo che recupera la borsa. Al momento è da solo Han Solo. Respawn di Dark Chicken. Ragnar uccide Vicious con il suo Landau. Ti con Diana Rotodan. Airstrike che viene annullata da Landau sbadato di Han Solo. Ora Dark Chicken con Miro. Vediamo chi con Diana e Vicious con Miro. Neo che pusha con Snack Rotodan. Airstrike che non va a buon fine. Vediamo Miro che lancia il gas con il Roach. Avviene fermato dalle MP di Dark Chicken. Viene fatto fuori da Vicious. Ragnar e Vicious sulla borsa, ma vengono fatti fuori subito perché c'è il respawn nemico. Ancora Han Solo sulla borsa con il suo David. 52-15 il punteggio attuale, a 1 minuto e 30 dalla fine della partita. Vediamo Neo con Sharon sulla sinistra della mappa. Vicious, Ragnar e Yarrak. Yarrak al centro con Apollo. Neo che fa fuori la borsa, ma viene subito fermato da Yoda. Pablo Picasso ha la meglio su Yarrak.
vediamo l'uno contro uno con i due Apollo. Neo sul lato destro della mappa con Sharon. Ragnar viene stoppato da Dark Chicken che non lo riesce a far fuori. Vediamo Neo, sfortunato qui, viene ucciso da Yoda, riesce a recuperare la forza. Chi fa fuori Obi-Wan, vediamo se i morti riescono a fare un bel push per togliere, per strappare la forza alla squadra nemica. Ancora Neo con Sharon, viene ucciso da Dark Chicken. Yarako rimane da solo al centro della mappa con Apollo Rotokan, ma viene infastidito da Obi-Wan. Ancora Yarako con MP viene fatto fuori da quattro bombe. Doppia strike da parte dei morti qui, che riescono a recuperare la forza. Vicious sulla forza, la recupera, va via verso la sua base con Miro, Shotgun e Adrenalina. Adrenalina, MP e Roach Gas. Infatti vediamo i morti che hanno recuperato egregiamente, direi, la forza, spiazzando il nemico. Light Strike da parte di Neo, trovato fine. Ancora Light Strike di Key, che uccide proprio di caso. Light Strike che non va a buon fine da parte di Obi-Wan con Snack Frust 8. Viene fatto fuori da Vicious. Dark Chicken, Landau che non va a buon fine. Vicious sulla borsa, supportato dai suoi compagni di squadra. Abbiamo visto un taser in questa situazione, Stefano, non so se l'hai notato. Vicious fa fuori Dark Chicken. Ma cos'è che l'ha fatto caso? E il taser da parte di Dark Chicken. Neo recupera la borsa con il suo Snack Rotodan e Lupar, penso. ATFM che non va a buon fine, 99 a 63 il punteggio attuale per gli old guys. Airstrike Neo, che mamma mia, fa fuori due di loro a completare il lavoro. Vicious e Key uccidono Picasso, Dark Chicken e Yoda. Ancora i morti sulla borsa, 78 a 99 il punteggio attuale. Abbiamo Yarrak con il Rosh e Gas, viene stoppato dalla torretta nemica che viene disattivata dalla sua MP. Obi-Wan lo fa fuori con il suo Snack Sniper. Light Strike da parte di Neo. La TFM che non va a buon fine. Ancora Light Strike sulla borsa che fa fuori due di loro, ma i morti rimangono ancora con la borsa. Vengono chiusi dagli old guys che recuperano la borsa con Obi-Wan, che dovrebbero portare la vittoria a casa. E la partita si chiude 100 a 92 per gli old guys. Vittoria per loro. Per e non poco, è uscita, ragazzi. E non è uscita la... Non è uscita la partita. I risultati. Ecco qua. No. Mi è ricominciato il bug, maledizione. Non lo so. Non abbiamo visto le statistiche. Comunque era 192 la vittoria. Vabbè, forse la gireranno i ragazzi con gli screen. Faccio vedere nel frattempo la cosa fa la nuova skin di Diana con i droni. Krillin, per Krillin, vedi? C'è il coniglio con il drone, ecco qua, che viene distrutto dal cadavere nemico. E questa è la novità. Quindi mordi contro old guys ancora sulla partita di ritorno station. Vado tu, sì, aspetto il tuo via. Un attimo solo. Puoi andare. Vado.
Ciao Simo, benvenuto. Essere, che dici? Prima domanda? O è presto? No, no, mo finiamo, chiudiamo questa partita. Ivan, sei pronto per la domanda dopo la partita di ritorno dei Mordi contro gli Old Guys? Comunque è bellissima sta partita. Oh. Sì, molto combattuto. Ivan, sei pronto? Mi fai sapere in chat, gentilmente. So, we have a game, guys. Let's go. Vito. Ciao Vito, buonasera a te, benvenuto. Vediamo le due squadre fiondarsi sul lato dove spawna la borsa. Vediamo subito l'attacco di Yoda con la Smart Bomb che fa fuori due di loro, Neo, Han Solo e Yarrako Polo Picasso. Vediamo Yoda con il suo Sharon che si nasconde dal nemico e ritorna invisibile. Vediamo i Mordi che non riescono a recuperare in questa situazione la borsa. Ottimo push da parte degli Old Guys che recuperano la borsa con Dark Chicken, subito spruzzato da Han Solo e supportato dalla sua squadra. Vediamo Neo sul lato destro della mappa con Sharon. Dark Chicken lo fa fuori con il Landau. RPG da parte di Dark. Airstrike da parte di Obi-Wan che manda in seconda vita Yarrako e lo finisce col cecchino e uccide Vicious e Ki. Spiazza questa airstrike il contrattacco nemico. Neo sul lato sinistro della mappa con Sharon. Dark Chicken ancora sulla borsa con il suo GP Rocket. Obi-Wan che viene difeso dalla difesa missilistica, scusate il gioco di parole, ma viene fatto fuori da Yarrako. Vicious e Neo fanno fuori Han Solo e Yoda, Dark Chicken e Pablo, chi è a Yarrako. Ancora Neo aspetta la sua squadra per rimuovere la borsa agli Old Guys. Airstrike da parte di Obi-Wan che non va a buon fine. Ancora Han Solo che spruzza la sua squadra, uccide Dark Chicken. Neo fa fuori con il suo Sharon. Airstrike che non va a buon fine. Ottimo push da parte dei morti qui. Neo recupera la forza con il Sharon. Va via, corre. Vediamo se qualcuno lo riesce a fermare. Ma Vicious fa fuori con il Tomahawk Dark Chicken. Neo subito verso la sua base per difendere la borsa. 43 a 17 attualmente il punteggio. 44 rettifico a 21. Neo fa capire alla sua squadra di rimuovergli la borsa essendo con Sharon e chi capisce subito lo uccide con una difesa missilistica. Ragnar cade giù per Obi-Wan, Vicious che uccide due di loro. Yarrako uccide Yoda e uccide se stesso con il Landau, però riescono a recuperare la borsa gli Old Guys con Dark Chicken. Yoda di supporto con Sharon, supporto alla borsa. Pablo Picasso vola sui container con Apollo. Obi-Wan centrale con Snake Sniper. Neo ancora sulla sinistra della mappa con Sharon. Rimane in attesa della sua squadra per rimuovere la borsa agli avversari. Ancora Ki che fa fuori Pablo Picasso e Ragnar uccide con l'RPG Obi-Wan. Push da parte dei morti. Airstrike non riesce a far fuori la borsa. Ancora Yarrako viene fermato da gli Old Guys che hanno ancora il possesso della borsa. 76 a 28 attualmente il punteggio. Neo ancora sulla borsa con Sharon. La riesce a far cadere giù. Non la recupera. Yoda sulla borsa con Sharon.
Sharon, penso, sì. Ancora Obi-Wan su Yarrako. L'ha fatto fuori e la partita si chiude. Vittoria per gli Old Guys. Niente, non è statistica. Che è successo? No, è tornato il bug, maledizione. Ma perché? Mannaggia, oh, la miseria. Fammi ciao riavviare. John. Ancora roba di riavviare. Anche perché ti va direttamente in addestramento, teoricamente non dovrebbe succedere. E infatti, teoricamente sì. Vediamo, ho riavviato. Vediamo se va bene adesso. Ciao Mog. Ciao John. Bene, Ivan, vuoi procedere con la domanda? Ci sei? Ciao Gianni, benvenuto. Ciao Gianni. Hello the Timug, welcome. Hello Yanka, welcome sister. Mo, ho riavviato, nella speranza che i risultati escano. Anche perché le prime due partite ce l'aveva dato. Le prime quattro. Sì, beh, esatto, intendo le prime due, intendevo con le prime due, quattro squadre. Ma sta facendo i capricci. Ciao Gianni, buonasera a te. Ivan, sei pronto con la domanda? Se magari, raga, qualcuno mi manda un messaggio privato, ancora non è in chat. Sì, sì, almeno per capire meno. Se è pronto o meno. Ci abbiamo avvisato. Giocherebbe adesso, cioè. Ma vediamo prima la domanda, dopodiché vediamo il programma. Buonasera. Wow, oh, buonasera. Io procedere con la domanda gentilmente. È arrivato. Un attimo, sì, quanto la trovo. Allo Tikan. Welcome, bro. Allo chi? Welcome. Good evening. Aspetta, guys. Dove siamo? Audio. Bene, ragazzi, stay tuned, guys, for the first sure. question. No? Ready for question, guys. Question time now. Rivediamo il programma, ragazzi. Adesso vedremo gli ITV scontrarsi contro gli Immortals. Ma prima la domanda. Get ready, guys. Put your ID, don't forget. Don't forget to hit the like button, guys. Raga, non vi dimenticate il mi piace, gentilmente, grazie per il supporto. Mi raccomando. Ok, fatto. Video. Sai che video? Sembra... Allora, video mi sembra un ID, un ID strano, eh. No, no, è giusto, è giusto. Banniamolo, ah. Banniamolo. È solo video. Vabbè, comunque video. Complimenti. Congratulazioni per la vittoria combattuta. Complimenti, video. Complimenti. Giù tutti gli avversari. Sfida. Ti piace vincere facile, appunto. Ecco. Beh, ma si sa che Vito è senza rivali. Vito ha praticamente stravolto la fila che c'era di persone a rispondere. Complimenti. Gli hackerati tutti. Dai, ha speso tre. Dai, ha vinto quel che è di Cesare.
ha speso 3.000 gold per vincerne 2.000. Ecco qua. 3.000 gold video. Quindi ragazzi, tornando a noi, l'hai scritto Ivan? Perfetto. Sì, ciao ragazzi, vi sto guardando divano, siete grandi, però Danilo se sbadigli ancora mi fai addormentare a me stasera. Grazie Pino, un abbraccio. Dicevo ragazzi, quindi adesso vedremo gli ITV contro gli Immortals sulla mappa di andata, nella partita di andata, scusate, sulla mappa Metro, quindi il decimo piano degli zombie, definisco io quella mappa, 10th floor of zombies, Metro map, e sulla partita di nella partita di ritorno sulla mappa di Estran Tlensk. È da parecchio, da due partite. Grazie. Che non vediamo la mappa. Grazie. Di Tlensk. Grazie, ragazzi. È da due partite che non vediamo la mappa Tlensk. Esatto, quasi due o tre minuti. Tra l'altro è caduta anche per errore la mappa Tlensk prima. È destino. Veramente, proprio. Bene, ragazzi, Ivan, quindi ITV contro il Ivan, vai. Ivan, no, volevo sapere se Ivan se la sentiva io. Cosa? Se la sentivi di una telecronaca? Sì, mi serve il codice. Io inizio ad andare aspetta, le squadre. Stefano, aspetta, passa il codice ad Ivan prima e poi avvisi le squadre. Va bene, grazie. Così facciamo felici anche i nostri amici stranieri. Allora io nel frattempo Pino addirittura si sentiva lo sbadiglio, dai, non ci credo, per favore. Ok, consegnati, ragazzi, vado ad avvisare le squadre. Vai. Ok, un attimo. E che c'è? Il microfono di alla CSI, c'hai? Nella speranza che si vedano i risultati. Ringraziamo sempre il nostro Simone per questa grafica eccezionale. Sì, Simone. Dove me l'hai passati? Non li vedo, dove li ha passati? Qua forse nella chat? No, non me li ha passati. Passamelo tu magari, Cesare, il codice allora. Aspetta, siamo in bagniamo solo il codice. We have the game, guys, let's go. Mi serve it il codice, against Stefano. Against Immortals. Let's go. Ragazzi, aspettate un attimo, adesso magari sta partita la faccio io la telecronaca. Sì, vai. Vediamo Fantasy Bot che uccide Italia War e Duck che fa fuori Noise, il quale uccide con la Lemur Fantasy Bot. Kineo sulla borsa di prepotenza con Moses. Vediamo dal lato destro della mappa Joronin con Celine Rotoga. Fedain con Zloy che viene ucciso dall'andau di Kineo. Ancora Noise verso la borsa con Zloy, ma viene infastidito dal nemico ed è costretto a retrocedere. Vediamo nel frattempo che Diana mina Armsway e Invocalist. Sì. Sulla borsa con David Boost. Ancora il push. Mamma mia, Kimio con l'andao spezza il push nemico. Vediamo il taser da parte di Kineo che uccide tre di loro. Mangè completa il lavoro uccidendo Joronin. Italia War fa fuori Fantasy Bot. La borsa al momento rimane per terra. La recupera Duck con Diana, penso. Dovrebbe essere Diana, sì. Fedain di prepotenza con Noise sulla borsa. Ottimo push qui da parte dell'ITV, che recuperano la borsa e scappano via con Noise. Subito Italia War di supporto sulla borsa, ma viene Fantasy Bot, uccide Noise, ma uccide anche Kineo. Ancora Fantasy Bot sulla borsa. Ottima resistenza qui da parte degli ITV, direi. 36-16 attualmente il risultato. Duck fa fuori Joronin con la mina, mandando anche Fedain in seconda vita, il quale muore. Noise mette
male, secondo me la Leymor per terra potrebbe essere fatale per il proprio compagno. Fortunatamente la disattivano gli zombie. Veda in, prende la borsa, prende la mina, scusate. Kinion sulla borsa. Viene spruzzato da Archway, ma viene mandato in seconda vita. Ancora Kinion sulla borsa. Gli Immortals di prepotenza recuperano la borsa. Kinion cade giù per il gas di Zloy, di Noise, ma Mangé recupera la borsa. Vediamo Fedain di prepotenza su Mangé. Ancora Noise recupera la borsa con il suo Zloy, ma viene subito fermato da Zloy, dallo Zloy di Kinion. Ancora vediamo il push degli zombie in base nemica. Noise al centro della mappa con Chloe. Ancora Kinio fa fuori Prince. Talia War fa fuori con la granata Kinio e fa rimanere con metà vita Tuck, che viene struzzato subito dal suo compagno di squadra Archway con David. Noise ancora con Zloy, ma viene fermato da Kinio. Fedain uccide Armsway, uccide anche Dark, ma gli Immortals recuperano la borsa. Prince ricarica, ma non ce la fa, viene subito ucciso da Mangé. Fedain tesserato da Kinio, cade giù. Joronin viene fatto fuori dalla granata di Fantasy Bot e la partita volge al termine. Vittoria per gli Immortals. Vediamo se escono i risultati. Benissimo, dovevo riavviare. Vediamo i cari. Ecco qua. Armsway con David, Shotgun, Iniettore, MD e Granata MP. Giocatore di valore, Kinio con il suo Zloy. Bellissima questa skin di Zloy. Ce l'ho anch'io. Basta. Shotgun, Macete, Gas Zloy speciale e Taser. Ed infine Fantasy Bot con il suo Sharon PTU, Roach Gas, Opticamo e Granata MP. Risultati: vittoria per gli Immortals 94-46. A mio avviso, grande lavoro in questa partita da parte degli ITV. Hanno fatto molte occasioni di push. Complimenti agli ITV. Vediamo le statistiche. Kinio con 40 punti, 12 kill, 5 morti e un assist. Duck 16-4-7-5. Mangé 15-11-6-0. Fantasy Bot 13-13-7-4. Armsway 8-0-9-11. Dall'altro lato vediamo la squadra dell'ITV con Noise con 13 punti, 5 kill, 9 morti, 3 assist. Fedain 10-6-9-7. Italia War 8861, Prince 8881 ed infine Joronin a chiudere questa partita con 3-3-10-4. Volete aggiungere qualcosa, ragazzi? No. Sinceramente no. Peccato perché l'unica cosa che... Non lo dico più. Esatto, dillo alla mamma, dillo all'avvocato. No, il punto è che è già la terza giornata che scelgono metro gli ITV, ma non sono riuscito a gestirla sta mappa. È un peccato perché, ripeto, è una mappa che a molti non piace, a me insomma... Io la odio. Personalmente... Però è bella perché crea veramente delle battaglie spettacolari. Soprattutto contro gli zombie. No, diciamo non ti fa rimanere in un punto come le altre mappe, dai, esatto. Magari esattamente ti costringe a muoverti e poi, ripeto, crea conflitti, delle risse della Madonna, che a me piacciono sinceramente trovare nel gioco. Bene ragazzi, quindi sempre ITV contro Immortals nella partita di ritorno su Tlensk. Ivan, ce l'hai il codice? Sì, un attimo. Perfetto. Controllo. Ci sono, sì.
Vai Stefano. Siete pronti, ragazzi? Vai Stefano, vai. Niente, ho paura che non devo più entrare nel vocal degli Immortals. Mi sa che gli creo io problemi a quel ragazzo lì. Come sono entrato e uscito. Non so, spero. Okay. Però... Okay. So, vai, dei grossi problemi English di English commentary, guys. Let's go. Yeah, we see Kino getting the bag with his Moses running away. Nice double kill from Diana, I believe. And Kino managed to go back in his base safe. Now they're trying to push. Nice fantasy getting two down with Sharon from the right side. Trying to come fantasy again. Again, one and two, second one down. Can't see where they are. They're all dying on fantasy, I believe. Still fantasy, one more. Now another one. Fantasy is killing them all. It's low in mid, there is. Maybe he's gonna wait for the others. We can see JB on the right. And that's low. Sorry, on the left. Left side, trying to push. Now they're all coming together from the left side. Lamor getting down. Fantasy, mamma mia, double kill. Yeah, fantasy with this Sharon killing all team on his own. Lots of MDs we can see. 1, 2, 3, 4, 5 MDs. Alright, Sloy coming from the right with a Shen Li. Trying to push, and they're just 2 against 4. Joe Ronin kill himself with Smart Bomb. Can see Prince on the right side, maybe waiting for the others. Yeah, he's waiting for the others. Now they're gonna try push all together. We can see a Zloy in the front, the JB. Ah, nice push here. They can do that. Zloy the last. Ooh, the Lamor. Lamor save them. And Kino get down the last one. Nice, good job from Kino. It killed the first one with the rotogun and the second one with machete. Now push again, always from the right side. Fantasy bot come. Bye bye. That's it, yeah. Fantasy bot managed to do an amazing job over there in the mid, clearing. Yeah, we can see 16 kills. 16 kills, it's a lot. Fantasy bot con Sharon, PTU, Roach, Gas, Opticamo, Granata, MP, Kino, giocatore di valore con Moses, Rotogan, Macete, Mettitore Landau e Adrenalina. Ed infine Armsway con Dutch, Assalto, Iniettore, MD e Adrenalina.
Risultato finale 111 per gli Immortals. Vediamo le statistiche. Tinio con 81 punti, 5 kill, 0 morti e 5 assist. Fantasy Bot 13-6-2-0. Duck 5-5-3-2. Mangé 3-3-3-2. Armsway 0-0-3-11. Vediamo dall'altro lato l'ITV con Italia War con 4 punti, 4 kill, 4 morti e 0 assist. Noyz 3-3-6-1. Prince 1-1-6-4. Fedain 1-1-6-3. Ed infine Geronin 0-0-8-0. Vai Ivan. Abbiamo visto una partita, diciamo, a senso unico, dai. Fantasy Bot ha fatto un ottimo lavoro lì al centro, Ha devastato il nemico. centrodestra, appunto, centrodestra, ha fatto un ottimo lavoro con Sharon. Niente da dire. Boh. Questa era la seconda, giusto? Sì, Sì. era la partita La di seconda, ritorno. ok. Quindi adesso ci sono Igolai contro gli ETV. Sì, vediamo il programma. Sì. Eagle Eye contro ITV. Mappa di andata ship, mappa di ritorno metro. Un attimo solo, se. Sì, io aspetto sono sempre il tuo ok. So now we're gonna see Eagle Eye against Italian Warriors. Two maps, again, two matches. Let's see if the Eagle Eye are gonna get this one. Check the ranking teams. Oh, okay, they are all there. So I believe anyway they're gonna go to the silver group, both of them. Vai, ste. Ce li hai i codici, Ivan? No, devi passare i codici. Ce li ha. Ah sì, scusa, l'ho visto ora, sì. Vado. Quindi, ok, vai. Eagle Eyes against ITV. Ora si ship. Just waiting for the teams. And tuck. Code sent, so let's just wait a few more seconds, maybe. Don't forget to hit the like button, guys. Don't forget the super Hit chat the if you wanna support vaffanculo me. button. Thank you, vaffanculo. Grazie ragazzi, non dimenticate mi piace. Maybe the Italian Warriors are changing loadouts. As they were before in Tlaisk, it's a big map. Now they're gonna play ship, which is a small map, so maybe they're gonna change all to shotguns instead of rotogun. Stefano è rientrato? Senti ragazzi, sono Sì, qua. ok. I codici sono stati dati. Magari Sono stanno cambiando i loadout, dato che sono su ship, magari stanno cambiando il rodo, let's go, eccetera. guys.
Clear the game. Ok, here we go. Thank you, Luis, Bobber, for your subscribe. Thank you, Luis. Thank you, bro. Il Bobber. Ok, so here we go, ship. We can see Italian warriors boosting. A Bobber bled el game. Sharon. Bobber managed to get one. Sharon get two. And even the third one. And looks like Eagle Eye is gonna get the bag. Yeah. Mezen get the bag. Ma Danilo c'è ancora in bocca? Running with adrenaline back. No. No, ci ha lasciato. Can see Bobber with Sloy and Rambo with Sloy. So two Bobber Sloys. Can see two Sloys, one Miro and one Dutch. And one Sharon. Oh, Smartbug gets the Sloy, Sharon from behind, Mezzan. Good job here. They managed to keep the bag in their base. Ah, oh, we can see Apollo now on top of one container. Bobber trying to kill him with his gas, and they manage. Good job. Hello. Good job from Bobber. And now they need to move their bag to the right side. Well done from Rambo. Smart bomb. Now he needs to move back to the left. Yeah, nice job over there. Moses bleeding. Nice, nice bag movement from Rambo. Going from the right to the left and to the right again. Ooh, nice Landau with C4. Nice job from Prince. Managed to get two down. And then goes from the back. Get another one. He gets stuck. And he's trying to go back. Oh, he managed to kill another one. And the others just came perfect timing to save Prince. Notato che gli TV non usano tanto l'iniettore, eh? Sì. In effetti non c'hanno Apollo, c'è lì Sloy, Moses, non hanno l'iniettore, no. Ah no, è Prince. Ma è con c'è lì, no, è c'è lì. C'è lì. As we can see they don't have injector, but I think Caesar noticed that Prince has injector. Not sure about that. We're gonna check. I'm sure. Yeah? Okay, so penalties we can say for the Italian Warriors here. We're gonna check it back later, maybe. C4. Moses bleeding. Back down. Sloy. Himself with his Lamer and give the bag to the Sharon, but he dies. The Sloy dashing, but he can't manage. Smart bump killing noise. Penalty for Itibo. Yeah, so penalty for the Prince. Isn't allowed on Celi, only on. Yeah. David Booster and, is a Dutch. Yeah. Booster can be just quindi Dutch or 100, David. 110, giusto, te? 100 a 0. 100 a 0. No. 100 a 0. Li vuoi andare ad avvisare? Yeah. Avvisa le due squadre. It's gonna be 100 a 0. Vediamo comunque i capi, scusate. Yeah, exactly. Celi, you can see she has injector. David, Sharon. Shotgun, Macete, Smart Bomb e Opticamo, Rambo con Sloy, Shotgun, Macete, Gas e Bomba Intelligente, ed infine Prince, infatti,
C'è lì shotgun iniettore che è bannato su tutti gli operatori tranne che David e Dutch, C4 e Landau. Faccio vedere le statistiche, giusto per 77 a 70 per l'Eagle Eyes, Rambo 29 punti, 9 kill, 6 morti e 4 assist. Vabbè, è inutile che le dico, tanto comunque è It's annullata questa partita. useless, yeah. As Prince was with Injector, which only that means that Eagle Eye win this match for 100 points 100 to 0. and 0 points for the Italian Warriors. Questa mi pare che era l'andata. Sì. Ora c'è. Dov'è il messaggio? Ora c'è Metro, che è la mappa loro. E magari meglio glielo. Dov'è Stefano? Qua. Ora Stefano. no, è andato, eh. Magari meglio dirglielo. Almeno lo cambiano, dai. Per non ripetere la stessa. Lo Mi sentite? stesso errore. Sì. Sì, Danilo. Ok. Comunque, Cesare, io ho il problema proprio con Discord, lo sai, per quanto riguarda il ritardo sulla diretta. Mi va in ritardo quando io sto collegato così. Va in ritardo perché prima sono stato buttato fuori da Discord e non mi ha dato nessun problema, cioè ero in live tranquillamente. Non so perché. No, Non si se vede. intendi, penso che stai cosa intende la live di YouTube, che c'è un piccolo delay, no? In pratica un paio di secondi. Ragazzi, sono scappato prima, ma sono entrato ovviamente nel vocal prima che tu lo facessi vedere addirittura nel loadout ad avvisare ovviamente YouTube che la partita è persa a tavolino 110. Cento a Hai zero, detto non è a zero. 100-0, sì, 100-0. Mi confonde Cesare che continua a dire 110. Magari lo cambia magari adesso almeno Sì, non cioè. no, già, no, già Fedaina ha Peccato provveduto a però, un porca bel miseria. cazzatone. Ma che Hanno giocato paradossalmente, bene, hanno giocato bene. esatto, avevamo perso di 7 punti, eppure adesso hanno perso 0, hanno preso 0. Appunto. Comunque nulla, raga, aspetto il vostro Vai, ok vai Stefano, per andare vai, 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 vai. in volo. Eppure questo è successo, Cesare, primo ban della serata. Ieri perché non Magari, c'erano stati, ma. dato che dopo gioco, allora vado a controllare i ragazzi e la salto questa, perché poi ci siamo noi. Se Così salti qui. Vabbè, fai controllo questa, il loadout. Ivan, e poi le altre due che giocate voi le faccio io, e poi magari ritorni. Va bene, Fai dai. No, magari questa. solo per controllare i loadout, in caso Se fai prendiamo due questa, poi minuti in ci più, prendiamo un magari. po' di tempo, sì, magari Appunto. poi avvisi Stefano quando sei Ci pronto. prendiamo 5 Sì. minuti, tranquillo. Va bene, andiamo Tranquillo. con ship, mi pare. No, metro. Metro, Facciamo lo metro. stacchetto io e Cesare, va bene. Le Le ragazze pompon. ragazze cincin, no pompon. Te le ricordi? Eri troppo piccolo, certo. Sì, come? Però eri piccolo, Sì, ero cazzo, eh. piccolo, ma mi ricordo. E com'è che si chiamava quello, Madonna? Mi raccomando, mettere Umberto Rocky C4, Ivan. Ecco Svada. Io quello gioco e basta. qua. Con Rocky e basta stasera. Non Solo che giochi con Rocky? Village. Eh Non sì, però giochi. a Village non è tanto facile. Cioè, sarebbe 36, vedo io là, o vedo male? 37. Ah, Hello, 37. guys. Welcome, Bled. In this Pensa our life. che Gabbo neanche se n'era accorto. Gli ho comunicato che hanno vinto la partita a tavolino e fa: Fucking davvero? Yucca Bobber, Bled. Io Sei benegà. proprio Nacqui, Bidon, Bled. l'ultramont. E va, sei proprio l'ultramont.
Gabobber. Gabobber. Mo al lavoro sto infesterò tutti con Gabobber. E quelli penseranno Danilo. Ah no. So we have a game, guys. Let's go. Here we go. Metro. The zombie map. Bobber with Spencer. Managed to kill Prince, I think. With the smart bomb. Bag is out. We can see only Eagle Eye to the bag. Getting the bag indeed. There is a slow in their base. And he goes down. Smart bomb from Spencer, Bobber. Another smart bomb. Managed to kill Feda in. Oh, Mizen plays a nice MD on the right side. Bobber mid on his own. He's gonna go down, exactly. Feda in a smart bomb. Rambo trying to move the bag to mid. Now we can see two Zloy, Bobber and Rambo. Good job here on the Italian Warriors, but Mazen managed. Yeah, Mazen was managed to get the bag. Feda in coming from nowhere. Bit messy here with the zombie, we can see as usual. His map. Oh my god. Yeah. Nice frag from Italian Warriors, from Diana. Managed to get down the back holder. Feda in on his own. They're gonna try the same with two Zlois. Lots of zombies on the left side. Mazen on the back. Yeah, Mazen on the back. They clear all the zombies and now they're coming again. More zombies. Mazen. I think he got a bit stuck. Ooh. Yeah. Mazen gets stuck and Feda in with his Moses managed to get the bag. Even he's bleeding, he still managed to bring the bag down back in their base. Prince. Prince has his the bag. He gets stuck. Between million zombies. He's gonna place a C4. Hide a C4 on the left side. It goes down from Bobber. Nice job from Bobber here. And then David with Sharon. Nice Landau. Nice Landau managed to stop the Sharon with the bag. And now Italian Warriors, they need to move the bag at the right time. Rambo dà fastidio con quello Zloy, eh? Sì, sì, Zloy. Oh, Joe Ronin, unfortunately, he killed himself. Bobber coming. Managed to get the bag, let's see. Yeah, he managed to get the bag. And he goes back. Mazen trying to boost the two Zloys. Nice kill from Rambo here. Pushing the JB. Bobber lame or was? What was? I didn't see. MD stop all the Diana drones in the mid. I'm gonna push now the Moses. Trying to catch the bag. And Bobber. Dashing. From one side to the other side. Peccato qua. Managed, yeah. Ok, so Eagle Eye again. Vediamo i capi, raghi. Allora, David con Sharon, Shotgun, Macete, Smart Bomb e Opticamo. Giocatore di valore, Rambo con Zloy, Shotgun, XL20, Macete, Gas Zloy e Smart Bomb. Ed infine Noise con Zloy, PTU, Macete, Gas Zloy e Mine Lamor. Risultati 84-50, vittoria per Legalize.
Vediamo Rambo con 28 punti, 5 uccisioni, 8 uccisioni, scusate, 4 morti e 4 assist. Bober 21-9-7-1, Mazen 16-4-8-4, David 11-11-8-2, Froggy 6-6-11-2. Dall'altro lato vediamo la squadra del TV con Prince 17 punti, 9 kill, 8 morti e 3 assist, Joronin 10-6-8-2, Noise 8-8-8-3, Italia War 6-6-7-1 e Fedain a chiudere la partita con 4-4-9-6. Bella partita, dai, almeno le ultime due le hanno giocate bene. Ivan, Bilanciate. mi senti? Niente, Sì. avvisa Pino che dopo le partite lo voglio qui in bocca, eh. Pino non c'è. Quindi non No? so. No, no, Ah, non c'è? no. Nella No, non so squadra? se. No, no, no. No, tocca a Magari si Ivan collega. giocare. Magari si Tocca a collega Ivan dopo. giocare. Sì, vado col mio Rocky. Devo Vai, fare vai, i Ivan, nuovi ci becchiamo il gol. effetti del C4. Vabbè, comunque avrà sentito la magari è live, sentito. A dopo, raga. quindi. Ciao, bello. Pino, ti Ivan, a dopo. aspettiamo. Pino, ti aspettiamo, Pino. Vabbè, Ivan, ne approfitto, ti ho già consegnato i codici pensando. Ecco qua, adesso è andato. Bene ragazzi, vediamo Arrivederci. di nuovo il programma, quindi adesso vedremo le ultime quattro partite della serata a conclusione della fase qualificazione, i Sexy contro i Jackals. Mappa di andata Village, mappa di ritorno Area 39. Giusto, Ste? Sì, ti confermo, ti confermo. Perfetto. Nel frattempo io mi organizzo per il codice. Ivan aveva chiesto qualche minuto di tempo per giustamente per il loadout. Sì, io sono andato già dai ragazzi, mi aspettano, quando ho il tuo ok vado a comunicarci. Perfetto. Scegli tu i tempi. Sì, più che altro mandi un messaggio a Ivan fra un paio di minuti e gli chiedi a che punto è. Quindi Sexy contro Jackals. Per la classifica per caso puoi mettere Che Cesare classifica? L'ho la classifica del torneo appena tolto, Dani. la classifica non l'ho No, vista, scusa. programma di oggi. No, No, comunque no. comunichiamo la classifica, io ce l'ho davanti. Allora, comandano i Sexy a 2012 punti. In seconda posizione i Mini Executor a 1662 punti. Seguono gli Immortals con 1576 punti. I The Jackals quarti con 1562 punti, diciamo quasi uno scontro diretto. Successivamente All Guys Rule a 1529 punti, seguono i Mordi a 1497. Le nostre ladies sono le prime tecnicamente a entrare nel gruppo Silver, con 1394 punti, sotto i Wolfpack a 1310. Old Boys a 1303, i Sow a 1234, terz'ultimi in classifica, penultimi in classifica gli Eagle Eye con 1199 punti e gli ultimi in classifica 496 punti gli ITV. Naturalmente ricordiamo che per il ritiro dei daci tutte le squadre sono automaticamente qualificate, i gruppi Silver e Gold e niente. Questa lista ovviamente di classifica non è aggiornata oggi, è aggiornata con le partite di ieri. Vedremo se resterà tale o seppure riuscirà a cambiare qualcosa. Tutto Stefano, visto che sti. ci sei, perché stiamo dando qualche minuto anche a Sì, Ivan, certo. perché non mi metti anche, non mi dici anche i primi tre dei, come, Come assist, i come primi tre? kill, i player, Sì, diciamo. i player, Ok, dici i player. allora la lista come miglior
Killer Man, diciamo media, la miglior media del giocatore, troviamo Stastets dei mini executor con una media di 3. Segue Ivan Air Jordan con 2,63. Successivamente King con 2,56. Don John con 2,53. Fantasy Bot che con stasera avrà alzato la sua media in maniera spaventosa dal momento che ci ha fornito 30 kg in due partite con 2,50. Il nostro Tony Mahoney con 2,42. L'altro cecchino di questo torneo inarrestabile, la nostra Lady Big Mama con 2,28. Ecco qua. Seguono Ilka, Pino e Chinio. Okay. Questa è la classifica dei migliori 10 giocatori. Vado ad avvisare le squadre. Sì, allora. Poi magari diciamo gli assist. Beh. Mi sa che Tony Mahoney sta messo bene con gli assist. Che dici, Cesare? Sì, molto bravo. Era già primo in classifica Tony Mahoney. Penso che ha allungato decisamente stasera. Sicuramente. Tutto bene in chat, ragazzi? Vi vedo spenti? Sì, infatti non vedo... Volevo scrivere. Allora, chat, non vedo... Sleep chat, chat sta dormendo? Sleeping good chat, night. What's up? Hello! Dai you che domani me? È sabato. Gabobber chat. Ok, comunicato i codici, dovremmo avere il game tra poco. Poi sono scappato, scusa Cesare, se non ricordo. Ma magari dopo queste due partite, diciamo la classifica degli assist. Va bene. Naturalmente tutte le classifiche, ragazzi, sono aggiornate a ieri. I punteggi di oggi ancora non ci sono, li troveremo... più tardi o domani mattina nei canali del server. Per quanto riguarda il canale del server, sì, però per quanto riguarda la live, magari lunedì. Sì, sicuramente. Diciamo, lunedì vediamo se prepariamo anche un mini prospetto, magari visto che Simone so che sei in ascolto. Esatto, Simone, sei in ascolto. Visto che c'è una nuova fase, magari facciamo vedere ai ragazzi come la fase di qualificazioni si è chiusa. Prima che resti con un cazzo da fare, Simone, fai anche questo. Da Bobber Tsunami Bled Tsunami Bobber Tsunami. Non l'abbiamo sentito proprio. Tsunami. Look, Gabobber with 2 euros in this list. Bled. Si può? Come? Eccolo, l'ho chiamato ed è arrivato. Ladies and gentlemen, good evening. Buonasera. Ciao. A tutti, ragazzi. Beh, io ascolto tutto sempre nel background, come al solito, ecco qui. Abbiamo di nuovo da fare. Va bene, ragazzi. Grazie. Ti provo. Sì. A dopo. Figurate. Un bacione. Ciao, bello. Addirittura così mi stai liquidando, certo. Tra poco inizia la partita, non vorrei sovrastarti, capito? No, magari rimani con noi se puoi. Sì, sto scherzando. Me ne vado a lavorare piuttosto, ma faccio un minimo dietro le quinte. Esatto. Ma tu comunque, anche se non sei presente, diciamo, in vocal, comunque sappiamo che sei onnipresente dappertutto. Quindi sempre. Tu lavori maggiormente dietro le quinte, lo sappiamo. Stefano, vatti a informare che è successo qua ai ragazzi, che non parte il codice. A più tardi. Ciao bello. Ciao bello. Buon lavoro. Vado. Non lo so, Ivan, adesso viene Stefano
ad informarsi. Quindi Sexy contro Jekylls, partita di andata su Village. Vediamo un attimo che è successo. L'accetta nulla, probabilmente sarà un codice che fa i capricci perché i ragazzi hanno messo i codici giusti. Te ne ho fornito uno nuovo, inserisci quello. Adesso vado a dare l'ok. Vai, 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 vai. Partiamo. È data di capricci stasera, Cesare. Eh no, ci sono alcuni numeri che non lavorano bene con i codici e quindi non parte. Hackerblend. Io ho provato a scrivere in chat, ma mi sa che la chat è un po' disattiva al momento. Sì, sì. Vabbè, però ci abbiamo una buona presenza in live, dai. Ok. Hello, Exector, bro. Welcome. So, we have a game, guys. Let's go. Nice. Sexy against Jekylls. High strike da parte di Lux, che non va a buon fine su Turrican perché è protetto dalla difesa missili. High strike da parte di Turrican, che non uccide nessuno al momento. Ancora vediamo Turrican accovacciato, va nell'acqua. Inato. Attenzione alla sabbia, la borsa spawna. Vediamo Zeus di prepotenza sulla borsa. Air Jordan viene fatto fuori dal gas di Chaos. Il suo Rocky non può nulla contro il gas di Diana. Anzi, è molto fragile, direi. Muore prima degli altri. Jedi di prepotenza su Lux alla meglio. Ancora Roby con... Che creatore è questo? Dovrebbe essere Dutch. Sì, infatti, Dutch. Jedi su Zeus. La meglio. Ice Strike. Che va fuori tre di loro. Ottima Ice Strike. Vediamo che fa l'inchino Enzo. Fa il monellino con i balletti. Sì, strano che non sta salando. Perché sono uno fratello di clan, se no comincia a spargere sale sulle ferite. Vedi? Fa fuori Zeus e Lux. Uccide anche Anthony. Turrican fa fuori Roberto. Piazza un'altra MD. Vediamo il drone di Diana infastidito dalle difese missili. Landau da parte di Air Jordan. Turrican, Airstrike fa fuori Lux e Roberto. Ancora Turrican che uccide Zeus. Procede in avanti per fa fuori Chaos e riesce in contento. Ancora. Rimangono sempre lì. Sì, sì, dovrebbero provare a raggirarli anche. Sì. Vediamo Zeus che non può nulla contro il mosso spostato di Jedi. Ancora Jedi spostato, ma fuori tre di loro praticamente. Don John finisce con l'ammazzare Anthony con la Laymore. Lux uccide Jedi. 66 a 6 attualmente. Anthony con Sharon viene fatto fuori da King, iniettore.
Lux ha la meglio su Turrican, fuori anche Air Jordan, c'è Jedi bustato che fa fuori Lux e Roberto. King spazza via la sua MP disattivando le difese missilistiche. Turrican uccide Don John. Anthony recupera la forza con Sharon, ma viene fermato dalla Vamor e Don John. Air Jordan uccide Chaos. Ice Strike da parte di Lux viene praticamente annullata dalle difese missilistiche avversarie. Devono la borsa rimanere per terra in questa situazione. Lux tenta di recuperarla e la recupera, ma deve affrontare King, il quale lo uccide. Ancora Anthony con Sharon tenta di uccidere Jedi, ma lo fa fuori. Don John con Diana fa fuori Zeus. Ancora Roberto con White Story viene annullato il gas dall'MP di King e la partita si chiude. Vittoria per i sexy. Vediamo i capi. Jedi con Moses Rotogan, Macete, MD e Adrenalina. King, giocatore di valore con David, Shotgun, Iniettore, Landau ed MP. Ed infine Turrican con Snake e Sniper AV, Macete, High Strike e difesa missili. Risultati 94 a 13, vittoria per i sexy. Vediamo le statistiche. King con 62 punti, 2 kill, 1 morte, 18 assist. Jedi 12-12-4-2, Turrican 10-10-3-9, Don John 6-6-3-0, Air Jordan 4-4-2-4. Dall'altro lato vediamo i Jekylls con Lux 6 punti, 6 kill, 9 morti e 0 assist, Anthony 3-3-8-1, Chaos 2-2-2-0, Zeus 1-1-8-1 ed infine Roberto con 0-0-7-7. Non tanto combattuta da parte dei Jackets, a mio avviso questa... No, giocata proprio male. Male perché non riuscivano a raggirare il cecchino nemico, si fossilizzavano sempre in quel punto della mappa, non bene per loro purtroppo. Esatto, hanno insistito troppo su quel lato, dovevano pensare diversamente. Sì. O agire con altri operatori comunque. Esatto. Magari dal momento che noti che ci sono 4-5 torrette in quel punto, evitare Diana per esempio sarebbe stata una mossa. Il supporto, oh, dico, magari potevo aggiungere un supporto all'attacco, al push in generale. Mi sentite? Sì, Danilo. Sì, Danilo. 18 assist di King. Sì. Giusto per alzare la sua media. Sì, ma... Tony Mahoney credo che sia irraggiungibile al momento. Dani, ma guarda che ieri ti sei perso Scott che in due partite ha fatto 40 assist, 43 assist ha fatto. Sì. Ieri Scott ha fatto dei partitoni della Madonna. Bene ragazzi, quindi adesso vedremo le stesse squadre, Sexy contro Jekylls, nella partita di ritorno sulla mappa Area 39. Se vuoi andare ad avvisare le squadre, Stan... Vado subito. Inserisco il codice, così ci portiamo avanti. Thank you.
Let's go, let's go guys, we have a game. Vediamo i sexy in prima linea con Jedi buttato da King, Lux che fa fuori Don John e Air Jordan. Vediamo Zeus spostato da Roberto. Oltre alla forza. Grandi qui i Jekylls. Zeus viene fatto fuori da Jedi. Ancora lui, spostato da King, recupera la borsa. La borsa cade giù. Vediamo se riesce di sexy a recuperarla. Zeus viene ucciso da King. Wild Strike da parte di Lux qui, che fa fuori sia King che sfortunato qui Roby. Va a finire di testa praticamente sotto la macchina. Jedi ancora recupera la borsa, ma viene fatto fuori da Zeus, il quale la recupera e la porta nella sua base. Vediamo Chaos sulla borsa con Diana, supportato dalla sua squadra. Roberto mantiene bene, indebolisce Torrigan ma non lo uccide. Lifestyle da parte di Torrigan. Torrigan va da solo sulla borsa, viene ucciso da Anthony. Buona difesa da parte dei Jackals. Che attendi Roberto che fa fuori Air Jordan che aveva piazzato il C4. Ottima difesa da parte dei Jackals in questa partita al momento. 15-22 il risultato uguale. Ancora Jedi manda in seconda vita Zeus. Jedi fuori tre di loro, Anthony rimane da solo contro i sexy, ma viene ucciso da Don John, il quale recupera la borsa e viene iniettato da King. Jedi uccide Don John con l'MP, King recupera la borsa ma c'è Zeus su di lui che viene ucciso da Air Jordan. Lux muore da solo, Turrican uccide Anthony. Sul lato destro Chaos che viene fatto fuori da Turrican, il quale lancia un Lifestyle. Uccide Roberto ma Lux uccide lui. Zeus da solo contro Jedi, uccide Don John ma viene fatto fuori da Jedi, il quale rimane con la borsa. King ancora ad iniettare subito il suo compagno di squadra. Anthony ucciso da Don John, il quale muore anche lui. Lux contro Jedi, Jedi lo uccide ma riesce ancora a tenere in base la forza. Subito Zeus su Air Jordan che lo fa fuori, ma Turrican da dietro lo uccide. Anthony recupera la borsa ma viene ucciso da Turrican. Ancora Roberto riesce a fare granché. Lux, Zeus sulla borsa e vincono ancora i Sex. Vittoria per loro. Vediamo i capi. King con David Shotgun iniettore, Landau è difesa missili, giocatore di valore Jedi con Moses Rotogun, macete, MP e adrenalina, ed infine Lux, Snack Sniper AV, macete, airstrike e difesa missili. Risultato 60-40, vittoria per i Sexy. Più combattuta questa di quella di prima. Vediamo le statistiche. Jedi con 23 punti, 15 kill, 5 morti e 5 assist. Turrican 14-10, 5-5. King 14-2, 4-17. Don John 3-3-7-2. Ed infine Air Jordan con 3-3-7-1. Dall'altro lato vediamo i Jekylls con Lux, 15 punti, 15 kill, 5 morti e 3 assist. Chaos 13-1, 5-2. Anthony 5-5-10-2, Zeus 3-3-8-3 ed infine Roberto 1-1-8-9. Vittoria ancora per i Sexy.
Ma questa bella partita però, Sì, è stata più combattuta di quella di prima, a mio avviso. eh? Sì, ma è una mappa dove vanno bene, si trovano bene anche loro, eh? Sì. Sembravano più organizzati questa partita. Molto. Sono stati anche sfortunati all'inizio, però complimenti. Ivan, mi vuoi Sì. sostituire nelle ultime due partite? Fai un po' di telecronaca in inglese? O non lo so se c'è Alessandro in chat, magari vuole farla lui. Allora, posso colpire con una notizia bomba? Vai. Sta arrivando Pino. No, faccio le mie congratulazioni al Kefe Bobber perché mi ha fatto notare che nell'ultima partita contro gli ITV sia Christy David che Froggy erano Sharon nello stesso momento. Perfetto, quindi Io ti hanno aiutato. esattamente, ho catturato la prova video e nulla, va a finire che praticamente partita quasi annullata dal momento che Prince sbagliò con Injector di Cellì nella prima in ship e nella seconda in metro loro con il doppio Sharon. Quindi 0-0. Stop. Esattamente, alla fine sì, perché diventa 0-0. 110-110. 100-0, 100-0. Quindi 0. 100-0, 100-0. Eh no, così vogliamo fare, se 100 a Eh 0 e sì. 100 a 0. Eh sì, per forza, 100 punti se li prendono le altre squadre. Ah, A quindi non 0 a 0. prescindere da... No, 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 il No, no. punteggio è 0-100-100. Perfetto, d'accordo. Va bene, quindi nulla, finita Sexy Jack, scusate, l'ho seguito poco perché ero impegnato Non c'è problema. in Vediamo se questo Ivan, ragazzi. arbitrale. Aspettiamo Ivan allora in bocca. Ivan, ci sei? Ivan, ci sei? Sono Abbiamo chiamato. tornato. Perfetto. Sì. Il codice mi serve. Benissimo, sì, aspetta un attimo. Li dobbiamo mandare anche a me, Stefano. Quindi, ragazzi, Sì, vediamo di ragazzi. conferma Arrivo subito da tutti. le Ok. ultime due partite della serata per chiudere questa fase a qualificazioni con oggi. Old Boys contro Wolfpack. Adesso Stefano ci comunica i codici in maniera tale che comunichiamo noi a voi le mappe di andata e di ritorno. Benissimo, quindi mappa di andata ship, mappa di ritorno depot. Giusto? Giustissimo. Perfetto. Quindi ultime due. Sto Ultime due, consegnando a ultimi. te, Ivan. Ok. Ship and depot. Quindi Old Boys contro Wolfpack. Andata su ship, ritorno su depot. Vai Stefano, vai ad avvisare le Sì, squadre. un secondo, signori, datemi un minuto. Ultime due, allora, del girone di qualificazione. Last two Esatto. matches. Last two matches for tonight, guys. For qualification league. Bled. Ok, vado ad avvisare le squadre. Vai. Pino Bled. Where is Pino? Where is Pino? Pino Bobber Bled. Entra? Entra? Non penso proprio. Pino, Pinowen. Entra! Non penso proprio. Pino Givenchy. Non me ne sono accorto prima col C4. Io l'ho messo Kingpino nella Black. macchina e mi Sì, sono sì. ucciso da solo. Ce ne siamo accorti. Si è andato male col rookie a sto giro, Eh eh? sì, non ho fatto nessun warm up, capito? Quindi mi serviva un warm up con Rocky prima. Poi Village, dai, non è una mappa per C4 No, Landau. esatto, quello è più mappa standard, Aria, diciamo. aria sì, però ho fatto troppi errori. No, ma infatti poi ho messo Oak su Village. Si parte.
Si va? Non lo so. No, no, a me no. No, no, no. Ok, le squadre sono state avvisate. All right. Vieni in bocca, Lale! I spuck you all. Fucking berserk, bled. So, we have a game, guys. Let's go! Okay. Let me go in game. Ship map. So, we're gonna see Wolfpack. No, all boys, I guess. Wolfpack. Si sente basso, Ivan? Ora? Ti sente meglio? Penso sì. Avevo il microfono fatto. Nice airstrike here. Piu piu, bled. No, piu piu. Chip chip. Piu piu. Boosted. They have Apollon as well, the Wolfpack. Silver with Miro. It's gonna be one against three. And Windy managed to get the bag in their base. With JB. Berserk on the other side. Dexter. Apollon mid on top of the container. Trying to run away. Nice frag. Another frag, but they kill Dexter. New no, skin, Pierre trying. New skin from Pio Pio, off stand. Yeah. Pio Pio. With the bag. Trying to stay on the left side of the map while they're attacking from the right side with Scott, Booster, Silver. Managed to kill the Apollon. And now they're gonna try. Yeah, managed to get the Dexter, the Sharon down. Nice push here. They're gonna try to get the bag. Pew pew. Trying to run away, but he gets stuck. No way. No way. So unlucky. Berserko kill Scots. Yeah. Silver gets stuck with the container. Oh my god. No, Berserk managed to get the bag. Berserko. Nice timing from Berserko. Trying to catch even the Apollon, but he fly away. He has a Sharon behind. Sharon. He goes down. Apollon throwing frags. See. Now Scott with the new skin for David. Boosting the sniper and boosting Chen Li at the same time. Good job from Scott. As we can see, they don't have MD, they have just one MD on the right side. The Scott managed to go down to the right side with the bag, boosting the others. Pew airstrike. Big fight on the left side. Yerk boosted. But Win is boosted as well and managed to kill Berserko and Silver. And now they're gonna try pushing four. Boosted. Yeah, nice push here. Sharon kind perfect timing and managed to get mid. Yerk, Silver. Trying to fight Winnie. Oh, nice kill with Machete. Apollon going to hold mid with his frags. And also Dexter, Sharon trying to keep mid. Berserko with his Loi get the Apollon as well, maybe. No, it doesn't manage. And old guys lose the match here. Bene, let's vediamo i capi. Endaller con Apollo, Frustotto, Apollon, Roche, Gas,
granate, frammentazione e mine. Giocatore di valore Ugo con il suo Dutch Rotogun, iniettore, adrenalina e Dart FM. Ed infine Dexter con Sharon, shotgun, macete, opticamo e mine. Risultato finale 74 a 42, vittoria per i Wolfpack. Vediamo le statistiche. Ugo con 19 punti, 3 kill, 5 morti, 10 assist. Winnie 17, 9, 5, 7. Endaller 16, 16, 2, 3. Piu Piu 12, 4, 3, 9. Ed infine Dexter 8, 8, 7, 4. Dall'altro lato vediamo gli old guys con Scott 12 punti, 0 kill, 7 morti, 9 assist. Silver 10, 6, 8, 0. Berserk 10, 6, 9, 1. Feso 4-4-8-2 ed infine Pierre 4-4-10-4. Bella combattuta sta partita, eh? Beh, sì, 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 sì. Il Silver aveva il lanciafiamme. Non ce ne siamo accorti. Il lanciafiamme? Chi è che aveva il lanciafiamme? Silver. Beh, dice Silver aveva il lanciafiamme 100-0 per i Wolfpack. Vado ad accettarmi subito. Vai Stefano. Arrivo. Ma nello doubt non si vede? No? Non c'è, non sì. Ben... Non era, infatti, non era fra i... Ah, sì. Sì, sì, Dalle, sì, sì. Con Miro, mi sa. Aspetta, chi è? Non riesco a capire. Sì, con Miro. Credo Miro. Sì, sì. Sì. Aveva lanciafiamme. Yeah. So... Who was? Peccato. Silver. So Silver from Old Boys was with Flamethrower. So they get penalties. And Wolfpack win 100 points to 0 points against Old Boys. Wolfpack 100. Sì, confermato il lanciafiamme di Silver. Ecco qua. Persa a tavolino. Ecco qua. Nel finale una pioggia di 100 punti per ogni squadra. E vabbè. Niente, voi come siete messi, ragazzi? Siete pronti? Peccato, li abbiamo comunicati. Cesare, dall'altra parte, se non si sta attenti, se non ci si prende un pochino di tempo per leggere il regolamento più di una volta, è un attimo cascare. Va bene, in fallo. Io sono pronto. Ragazzi, posso intervenire? Le quinte? Al volo? Purtroppo la richiesta di stilare una classifica finale, anche quindi di avere una grafica, con tutti questi ban, questi review, diciamo, risulta un po' difficile. Quindi per diciamo, fare le cose fatte per bene, comunicheremo il tutto domani. D'accordo? Benissimo. Per voi? Sì, d'accordissimo. Sono d'accordo. Ovviamente sul server, e lunedì quando saremo di nuovo in onda avremo tutte le grafiche. Perfetto. Che spiegheranno sì, i vari gironi e tutto il resto. Chiedo scusa ragazzi, però ecco, con questi risultati che cambiano, anche i calcoli cambiano, quindi mi dovete perdonare. Chiedo scusa a tutti quanti. Grazie. Niente, sì. A più tardi ragazzi. A più tardi. Cesare, quindi cosa facciamo? Partiamo con l'ultimo match della serata? Vabbè, andiamo. Siamo di bot, giusto? Sì, ma che si è fatta una certa. Si è fatta una certa, andiamo ragazzi, andiamo. Mm-hmm. Vabbè, l'ultimo. Vabbè, io domani per fortuna non vado a lavorare, quindi... Però... Non lasciateci ragazzi, che dopo l'ultima partita c'è la domanda finale, raga. After this match we have question time, guys. Don't forget it.
Ecco qua, vedi? Come ho detto, stacco subito è risalito il nome. So, let's go, guys. The last game of the night. Vai, Ivan. Okay, so we're gonna see the second match. All boys, very good job for all boys with Landau. Ooh, pew pew, airstrike. Chip chip. Perfect. And nice timing for Dexter. Very good starting over here for both teams. All boys, they managed to get the bag with the Landau and then a nice pew pew airstrike. Now the Sharon has the bag, so he needs to kill himself. Or they need to kill him. In the meantime, he's placing mines. Yeah, nice. Pierre trying to play Grand Theft Auto. Dexter mines over there. Push, guys, push, Get Berzecco and Silver. Now they're gonna try to push. Scott boosting the GP. And Silver managed to get the back down. Another Dutch. He needs to get the back and run away. Yeah, they need to. Scott trying to run away. A pew pew is coming. Perfect timing for him to respawn over there. Berzecco coming from nowhere. Double kill. My He goes God, for the third one. Berzecco on fire. Berzecco on fire. My God, Berzecco. Berzecco on fire, we just saw with his JB and the old shotgun. From Berzecco with 5 kills. Yeah. Very good job from Berzecco killing all the team with his shotgun. Now they need to move a bit, I believe, because they are all on right side. They have a Sharon behind. Of course, they don't know because they don't have Diana. Dexter coming over there. Now they're just closed. Yeah, they're just closed. And nice push here. They need to move the bag on the left. Ooh, nice from Silver. But they have the booster over there. Now they're gonna boost the sniper. Bellissima partita questa. Yeah, nice match. Finale strepitoso. Yeah, we can see the bag going from old boys to wolf pack and back again to the old boys. Sorry, to the wolf pack. Berzecco with Landau. Ancora lui? Berzecco with his Roto e Landau. Gonna push. Trying to kill one, Winnie, another Landau, Berzecco. Oh, unlucky here. Berzecco bell. Berzecco on fire. Silver on fire as well with his Dutch. Nice, Pierre, the sniper. Now they're gonna get the bag. Nice push. And Pierre managed to get the bag. Yeah, really nice. Really nice match. We can see the bag always moving from one side to the other side. Only 15 seconds. So only 10 seconds left. And they are 52-69. They need to try to keep the bag to win the match. Now Pierre trying to run away. Getting pew pew. No, pew pew managed to run away. The last push we will see right now from the right side. So they need to move to the left. They need to move to the left. Oh, Scott managed to get the nice. Scott managed to get the bag, boosting the others. Now they're gonna respawn all on this side, and they're gonna win most probably. Good, yeah, good. They managed to win. Nice match, really nice match. Berzecco, bravi giocatore ragazzi, di Valerio. Complimenti ragazzi.
Bene, ragazzi, vediamo i capi. Scott con David, shotgun, iniettore, MD, adrenalina. Giocatore di Valerio, come diceva il buon Ivan. Berserk con JB, shotgun, rotogun, adrenalina e Landau. Ed infine Dexter, ancora lui, con Sharon, shotgun, macete, opticamo e mine. Risultato finale 75-74, risultato strepitoso, oserei dire. Vittoria per gli Old Boys. Vediamo le statistiche nel dettaglio. Berserk con 29 punti, 13 kill, 7 morti, 1 assist. Pierk 25-5-9-3. Silver 8-8-8-1. Feso 4-4-9-1. Scott 4-0-5-18. Dall'altro lato vediamo la squadra dei Wolfpack con Dexter 24 punti, 12 uccisioni, 8 morti e 2 assist. Ugo 23-3-5-17, scusate, Endaller con 11-11-7-6, Piu Piu 11-7-7-4 ed infine Winnie a chiudere la classifica con 4-4-8-4. Finale alquanto acceso, ragazzi, strepitoso. Partitone di Best. Final Game Blood. Best, incredibile. Ha fatto due push incredibili. Mamma mia, eh sì, mamma mia. Vinta di un punto, ma combattuta. Ma il primo push è stato incredibile. Ne ha fatti fuori 5, se non mi sbaglio. Tutti sì, e 5 li ha fatti fuori. Tutti e 5 li ha fatti fuori. Ale. Bravo, Berserk. Grande. Bravo, bravo, bravo. Ottima prestazione di Berserk e ottima prestazione di tutta la squadra in questa partita. Complimenti, sì, ragazzi. Sì. Bello. La partita, hello! Più bella, la partita più bella della giornata. So non guys, lo so no. Se vai Danilo, vai. No, non so se dell'intero torneo finora, perché non le ho viste tutte, però sicuramente entra nel podio delle migliori tre finora come partita. Sì, l'altro giorno c'è stato, ora non ricordo chi ha giocato, 76-75 o 75-73, una cosa del genere. Altra bella partita. Altre due belle partite ieri sera, mi pare, o avantieri, ora non ricordo. Vediamo un po' i risultati. Mi pare ieri sera. Però... da ieri. Sì, ieri sera, ieri. Vedi, Old Guys, sempre loro. No. Loro sono gli Old Boys, Pier. Gli Old Guys contro i Wolfpack 70-69, 76-73. Strepitosa pure ieri sera il finale, Pure ieri sera strepitoso finale, ragazzi. Bene, ragazzi, siamo pronti, almeno noi, non so voi, per la domanda finale di Ivan. So sì, guys, we are ready for the last question of the night. You ready? Let me know in chat, guys, if you're ready for the last question, please. Vogliamo il presidente in vocal, vogliamo il presidente. Sì, Pino, direi di... almeno, sai, visto che è la chiusura della fase a qualificazioni, vorrei possibilmente la tua presenza in vocal, magari saluti i ragazzi, vedi un po' tu, insomma. Presidente. Alzati dal divano. Presidente, Pino, vieni. Stai venendo, Pino, stai venendo? No, sei venuto? Non dire così. Pinowen. Questa è la tua mala, il tuo male pensiero. Ultima domanda, vediamo se c'è qualcuno che... va. Già risposto. Hanno risposto. Servito in agguato. You can't win, bro. You win yesterday. No, ha vinto, perché ieri ha sbagliato. In pratica aveva scritto airstrike, non tutto attaccato, ma con lo spazio, e quindi l'abbiamo data, dato la vittoria you a win Krillin. Today, bro. Sorry, my bad, sorry. So, Nightmare is the winner. Dai, Pino, vieni a fare un salto, forza. Ma se ti muovi, vieni. Che vuoi che sia, stai in live, ti vede tutto il mondo, dai, per Dio, vieni. Ti sente tutto GG, il mondo. Bro. GG, bro, Gigione. Gigio. Giorgio. Vabbè. Ciao, Silver. Ciao, so Giorgio. Può capitare una svista, può capitare. Un bacione a te. Bellissime partite, comunque. Complimentoni
Giorgione nazionale. Quindi abbiamo un vincitore, chi è? Kinio? Sì, Kinio. Benissimo. Kinio win. Congratulations, bro. Bene, Presidente, che fai? Vieni o no? Fammelo sapere in chat, ovviamente, così chiudiamo questa sera, che siamo arrivati quasi a 3 ore di live. Infatti, che tra ritardi e cose varie, si è fatta mattina qua. Pino, Pino, dai. Vabbè, non ti preoccupare, può succedere, Gio, tranquillo. Infatti la prossima gli errori Mario, controllate. Servono a migliorare, stai tranquillo, può succedere. Punto Mario, la prossima prima di partire controllate tutti i loadout tra di voi. Pensa, vuoi fare un salto anche tu? Te la senti? Se no ragazzi faccio parlare chi è in vocal e poi faccio il discorso finale, così concludiamo. Grazie a te, ciao. Gio. Un bacione forte. Ciao, ciao bello, buonanotte. Ciao Silver, un abbraccio Silver. Giocatore secolare di Honor, tra l'altro. Ricordiamo. È uno dei più anziani. Uno dei veterani. Sì. Insieme al sottoscritto, a Turrican e ad altri. A Don John. Pinio. 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 Allora raga, che facciamo? Mi fate sapere. Non chat, viene Pinio, no, non viene Pinio, ragazzi. Altrimenti chiudiamo, raga, dai. Lasciamo stare, dai, non viene Pinio. Ciao, buonanotte a te, Gio, un bacione. Grazie per la compagnia. Ciao, bello. Bene, raga, direi di chiudere, dai. Procedete voi, dopodiché faccio io il discorso finale e concludiamo. Vai, chi vuole iniziare, ragazzi? Vai Dani, va bene, dai. Faccio io, vai Dani, vai. Ok, niente, ragazzi, mi sono divertito stasera. Poi finalmente va Ivan e chiude Stefano. Ho fatto una serata completa, mi è piaciuta tanto. Peccato per alcuni errori di percorso, ma capitano. Comunque per il resto sono state belle partite, molto equilibrate, le ultime sono state fantastiche, direi. Quindi che dire, un bellissimo torneo, ma non avevamo dubbi. Come sempre, forza Honor, buonanotte a tutti, arrivederci alla prossima settimana. Vai Ivan, grazie Dani. Questa era l'ultima partita, l'ultima serata, diciamo, delle qualificazioni. Nella prossima settimana vogliamo ricordare che ci saranno altre 5 giornate dal lunedì al venerdì, alle 9:30 sempre, fino alle 11:30. E nelle domande che ci saranno ogni sera, le solite 2 domande, loro passeranno da 2000, sì, aumenta infatti, da 2000 passerà a 3500. Perfetto, dillo in inglese, Ivan. Oh, there gonna be 2 more questions, there gonna be another 5 days for the group stage, and we're gonna have 2 questions every single day, 3500 gold each. That's all. Good night, guys. Thanks to be here as usual. And we're gonna see you Monday. Don't forget the Jordan channel, guys. Support him. Yeah, subscribe. Okay. Subscribe to the bot channel. Se vuoi mandare guys, il link del tuo canale qua in chat. Esatto, I'm gonna share it over. Share it right now. Buonanotte, Enzo. Buongiorno a te. Vai Stefano. Niente, io auguro una buonanotte a tutti, ringrazio per la partecipazione, per il supporto, per le visualizzazioni, per i like, ringrazio per la pazienza che avete avuto nel percorso di oggi con qualche magagna che fortunatamente è stata risolta subito e niente, ci vediamo lunedì, buonanotte a tutti. Bene ragazzi, concludo io dicendo grazie a tutti, grazie allo staff, grazie agli spettatori, grazie a chi ci supporta sempre, chi è qui con noi per vedere la live di questo torneo. Ricordo a tutti che oggi è stata l'ultima giornata della fase qualificazioni, quindi settimana prossima, come ha detto Ivan,
ci sarà la fase a gironi, quindi vedremo il totale di 12 partite a sera, se non vado errato, giusto Stefano? Giustissimo, Perfetto, quindi giustissimo. vedremo 12 partite anziché 14 a sera, 6 partite per quanto riguarda la categoria Gold, ovvero Pro, e 6 partite per quanto riguarda la categoria Silver, ovvero Regular. Non mi rimane nient'altro da dire, ragazzi. Solo buonanotte, buon fine settimana a tutti. Grazie per il supporto. Vi voglio bene. Un abbraccione a tutti. Thank you all, guys. Ciao. Thank you for support. I love you all. Good night and good weekend. Bye bye. See you Monday. Bye bye, guys. Bye bye. Thank Ciao. you all. I love you. Bye bye.